disponibile, l'ha fatto giocare, punto. Ma quella ci stava con l'operazione lì. Va bene, allora, caro Enzo, Nainggolan, vediamo immagini di repertorio di qualche allenamento, 0-0 l'Atalanta, non riesco a vedere, credo di sì. E allora, Nainggolan dovrebbe essere convocato perché oggi si è allenato con il gruppo, ha partecipato anche alla partitella dopo un mese, però il signor Spalletti oggi ha provato la difesa a 3, quella che ha annunciato, quella che Gambaro condivide, anche se contro il Torino dovrebbe partire con il 4-2-3-1, Toro che gioca col 3-5-3, vabbè, gioca comunque col modulo, diciamo, alla Mazzarri. Ma io l'Inter mi sono già espresso in più di un'occasione, dovrebbe giocare normalmente con un 3-4-3 o con un 3-4-1-2. Se c'è Nainggolan. Ma sì, se c'è Nainggolan, che ci sia o che non ci sia Nainggolan, voglio dire, 3-4-3 o 3-4-1-2, quindi... L'uno è Nainggolan dietro i due attaccanti che possono essere Icardi e Lautaro Martinez o Icardi e Perisic, attaccante diciamo simil attaccante Perisic, falso, che parte largo però si accentra, quindi oppure un 3-4-3 anche con Nainggolan che parte un po' più defilato, diciamo, sulla fascia come ha giocato anche l'anno scorso e poi si accentra, cioè un attaccante esterno atipico, particolare, sì. Però la difesa a 3, a centrocampi due esterni li ha buoni per giocare in quella maniera, perché Asamoah da una parte e Versalico dall'altro possono coprire l'intera fascia, e in mezzo al campo deve cercarne di mettere almeno uno che tenga un po' più la posizione e l'altro che crei gioco e qualche volta vada in avanti. Cioè Gagliardini e Brozovic, secondo me. Sì, va bene, quei due lì. Purtroppo il mercato dell'Inter è stato un buon mercato da 7,5, ma non è stato un mercato da 9 come qualcuno ha dato, perché il mercato da 9 ci sarebbe stato nel caso in cui fosse arrivato Modric. Allora, con Modric sarebbe stato un mercato da 9. Da 10, dai. No, ma 10 no. Ragazzi, ma... è Modric! In Italia c'è la cattiva abitudine di dare dei 10 così, giusto perché uno non sa cosa fare. Il 10 mi arriva, e oggi purtroppo non ci sono 10 che tengano. Se mi arriva Maradona, Pelé, Garincha, Ronaldo il brasiliano, do 10. Se mi arrivano i migliori giocatori di oggi, che valgono un'unghia di quelli che ho citato... No, ma di 10 oggi non ne puoi dare, perché anche Messi, se tu prendi Messi oggi, Messi a 32 anni io non ti posso dare 10, Messi per prendere 10 lo devi prendere a 22 anni, cioè ragazzi, allora non riesco a farmi capire qua, veramente, ma scusa. No, parzialmente, caro Enzo, però ti dico che Keita troverà d'accordo anche te, purtroppo salta il computer, pazienza, Keita dice, sono qui per la storia e per Spalletti, per lui giocherei anche terzino. E ma, poi Keita sinceramente è un giocatore che mi sarei risparmiato, perché... A quelle cifre lì, Keita credo che non sia certamente un top player, un giocatore che ha sicuramente delle qualità, però purtroppo le qualità nell'Inter, come ha fatto vedere nella Lazio, le farà vedere a sprazzi. Cioè ci saranno delle partite dove dici ma da dove arriva questo qui, e ci saranno delle partite che dici ma da dove arriva questo qua, cioè nel senso che era meglio tenerlo dove era prima. Cioè è un giocatore che io avrei investito quei soldi in un centrocampista, quando tu ti sei reso conto che Modric non poteva arrivare, perché non dimentichiamo che Modric all'Inter sarebbe arrivato a costo zero, sì. Cioè l'Inter non avrebbe pagato il cartellino, avrebbe pagato solamente 20 milioni lordi di ingaggio a Modric per 4-5-6 anni, cioè. Quindi il Real Madrid aveva promesso a Modric prima del mondiale che, dopo aver vinto tutto... Saltato Modric, hanno chiesto a Spalletti, perfetto, centrocampista, un attaccante, ecco. Lui ha detto mi serve più Keita. Sì, il centrocampista, dopo aver preso Nainggolan, non doveva e non poteva comunque essere Vidal, perché sarebbe stato un Nainggolan 2, un po' più bravo, però doveva essere un centrocampista centrale, quindi io i soldi li avrei spesi nel centrocampista centrale. Ma non è finita qui, Enzo, il Corriere della Sera... spinge o comunque consiglia all'Inter Yaya Touré, che è svincolato almeno per fare numero, velocissimo, che ma Yaya Touré è svincolato, però beh, c'è un motivo, allora, no, beh, però Yaya Touré è uno che viaggia sui 7-8 milioni netti all'anno, ragazzi, quindi ti sto dicendo chi gli dà ormai, se gli dai due sacco, ma non lo so, Yaya Touré adesso credo che voglia guadagnare tanto, non penso che sia contenti, cioè lui quello che ha vinto l'ha già vinto in passato, i 2 milioni e mezzo 3 all'Inter non gli interessano, guadagna 7-8-9 all'anno,
Potevano quindi prendere 2 anni fa quando lo No, ma Yaya Touré obiettivamente adesso è improponibile, anche se come giocatore per un anno farebbe ancora comodo. Quando ci rivediamo con Tenzo Gambaro? Saturday night e domenica night. 6 o'clock. E poi anche domenica, perché ti vogliamo sempre. E poi anche domenica vestito meglio. 6:30 o'clock. No, togliamo clock, 6:30. Okay. Ciao Enzo Gambaro. Ciao, buona serata a tutti e grazie. Eccezionale, informissima come sempre. Adesso griglia di partenza che riparte come ogni giovedì. Grazie a tutti, torniamo domani, solito orario. Desideri sbarazzarti dei peli superflui, ma fare la cera richiede troppo tempo e fatica. E poi che dolore! Le pinzette rimuovono i peli uno alla volta e non riescono ad estirparli quando sono corti. Non puoi fare la cera per rimuovere la peluria e con il trucco la evidenzi. Con questo ho risolto ogni problema. Non devo aspettare che i peli siano ricresciuti per rimuoverli. Sembra un rossetto, ma non lo è. Riesce a rimuovere efficacemente ogni pelo. È veloce, è facile e è pratico e rende la mia pelle così liscia. Velform Smooth è piccolo, è discreto e puoi usarlo ovunque. La mia pelle è così liscia, adesso non ho più neanche un pelo. È delicato, posso usarlo anche ogni giorno. È come se avessi fatto la cera sul viso, e invece no. Quello che ti serve è Velform Smooth, il nuovo sistema depilatorio progettato per rimuovere all'istante anche i peli del viso più sottili, senza dolore o irritazione. Garantito! Velform Smooth è così efficace che rimuove anche i peli più sottili con estrema precisione. La testina placcata in oro 18 carati è progettata per rimuovere delicatamente i peli più sottili. Lascia il tuo viso pulito e bellissimo, mentre la luce integrata ti permette di vedere facilmente ogni pelo, così non ne perderai mai uno. Passalo sull'area da trattare e i peli spariranno all'istante. È ipoallergenico, così puoi usarlo tutte le volte che vuoi. Velform Smooth è il sistema depilatorio per un ritocco veloce, come il tuo rossetto, la tua truce compatta. Usalo per un ritocco ogni volta che ti serve per rimuovere la peluria sottile. È così sicuro. Non buca neanche questo palloncino e non devi aspettare che i peli siano diventati lunghi. Non finisce qui. Rimuove anche i peli sottili sulle mani e sulle dita e anche quelli sulla pancia. Con Velform Smooth sarai liscia e bellissima dalla testa ai piedi. Chiama per informazioni per avere Velform Smooth all'incredibile prezzo che vedi sullo schermo grazie a questa speciale offerta televisiva. Ma aspetta! Riceverai totalmente gratis questo pratico set per la manicure e per il trucco. Ha un valore di 20 euro e sarà tuo gratis! Questo set include un tagliaunghie, una limetta per unghie, forbicine per manicure, bastoncino per cuticole, taglierino per cuticole, un modella cuticole, uno specchietto, un set di pennelli per il trucco, più un elegante astuccio. E non è finita! Ti raddoppieremo l'offerta! Riceverai un secondo Velform Smooth completamente gratis! Riceverai 2 Velform Smooth e il set per la manicure tutto all'incredibile prezzo che vedi sullo schermo! Velform Smooth viene fornito con un certificato di garanzia valido 2 anni, quindi puoi esserne certo della sua qualità e affidabilità. Hai 30 giorni per provare il prodotto e se non sarai soddisfatto ti basterà rispedircelo, ti verrà rimborsata l'intera cifra. Dovrai solo pagare le spese di packaging. Chiama per informazioni per avere il tuo Velform Smooth o visita il nostro sito kalaishop.com. Chiama per informazioni. Proverbio squisito. Se di Palzola la voglia è tanta, festeggia col palfuoco i suoi 70. Settantesimo Palzola, 70 anni davvero squisiti. Dipende anche da come ci si cura. TL Camp, da sempre, è sinonimo di qualità e benessere.
Gentili signori e signori, amici sportivi, appassionati di motorsport, a tutti voi buonasera, buonasera e benvenuti in questa prima puntata della parte finale della stagione. Siamo tornati dalle vacanze e anche noi ci siamo riposati un pochino. È successo di tutto nel corso di queste tre settimane, quattro settimane che sono trascorse da quando ci siamo lasciati con Griglia di partenza in pista, e qualcuno sente ancora le vacanze, come il nostro regista Domenico, che preghiamo di cambiare la foto che abbiamo alle nostre spalle, perché non è proprio la prima foto. La prima foto è un'altra foto. È successo davvero di tutto ed è stato un'estate veramente molto molto triste, lo dicono soprattutto, lo dice, ecco, questa è l'immagine giusta che volevamo come prima immagine alle nostre spalle. Sergio Marchionne, il presidente della Ferrari, che se n'è andato, presidente amministratore delegato della Rossa, che se n'è andato improvvisamente, lasciandoci praticamente da soli e un po' smarriti nel mondo del motorsport. Che cosa succederà? Non lo sappiamo ancora, sinceramente, anche se è stato sicuramente degnamente sostituito, ma ancora non ci sono movimenti che fanno capire se il percorso, il sentiero che Sergio Marchionne aveva tracciato in pochissimi anni alla Ferrari sarà perseguito anche da coloro che lo sostituiranno. Ma non parleremo solo di Sergio Marchionne, parleremo anche, avevate visto l'immagine anche di Niki Lauda, per fortuna Niki Lauda è ancora con noi, ma il 2 di agosto abbiamo avuto paura che su una tragedia portasse con sé una seconda tragedia per il campione austriaco, al quale è stato sostituito un polmone, e sembra che alterni giorni di ripresa importante a giorni che invece sta meno bene, ma secondo i medici dicono che il campione della Ferrari, l'ex campione della Ferrari, ritornerà presto sulle piste. Presto si parla del prossimo anno, non prima di 5-6 mesi. Ma non parleremo solo di loro, parleremo naturalmente anche di quello che sta accadendo proprio in questo weekend in Belgio. Parte il Gran Premio del Belgio, saranno otto giorni caldissimi, perché da domenica a domenica successiva, 2 di settembre, vivremo il Gran Premio del Belgio e il Gran Premio d'Italia. Come si riparte? Si riparte purtroppo con Vettel a meno 24 e la Ferrari a meno 10. Perché? Perché le due gare che noi non abbiamo vissuto, quella del Gran Premio di Germania e quello d'Ungheria, non sono andate benissimo. Ne parleremo qui in studio. Poi andremo avanti per parlare anche di un mercato piloti in vera evoluzione, in ebollizione assoluta, con Ricciardo che ha firmato per la Renault, incredibile ma vero, con Fernando Alonso che ha deciso di lasciare questa Formula 1, con Carlos Sainz che passerà al suo posto a guidare una McLaren, con Gasly che andrà dalla Toro Rosso alla Red Bull. Insomma, anche qui un mercato pazzesco, incredibile. Vedremo come andrà a finire. La Ferrari non ha fatto ancora le sue mosse e forse neanche le farà, chi lo sa. E poi andremo a parlare naturalmente di Monza. Cominceremo a parlare di Monza. Questa trasmissione l'ho voluta dedicare anche a voi, soprattutto per dare un servizio, per farvi conoscere come si evolverà la settimana del Gran Premio d'Italia. Con chi ne parleremo? Beh, ve li presento subito. Ne parleremo con il direttore commerciale della SIAS Autonoma Nazionale di Monza, Pietro Benvenuti, che ringrazio per essere qui con noi. Grazie. Sarà lui che ci descriverà il colore del Gran Premio d'Italia, che ricordo è alla 96esima edizione, siamo vicino davvero al centenario, e in tutte le edizioni, ma in tutte le gare in pista, a rendere sicurezza ai piloti ci sono sempre i commissari di percorso, gli uomini d'emergenza, ma soprattutto loro, i grandi leoni della CEA, che sono rappresentati e governati con tantissima passione, pensate, da Rossella Madesi, che questa sera è qui con noi. Grazie Rossella. Buonasera. Per essere con noi e ci parlerà di questi leoni della CEA che, pensate, festeggiano quest'anno un compleanno particolare. Loro hanno 50 anni dalla loro nascita, quest'anno festeggiano il 40esimo anniversario dal giorno in cui diventarono i leoni ufficialmente. E sapete chi li ha fatti diventare leoni? Beh, un incidente tragico naturalmente, ma poi tutti gli addetti stampa che erano presenti sul luogo in quel giorno. Ne parleremo e ce lo spiegherà meglio anche Rossella Madesi. Oscar Berselli, l'abbiamo fatto scendere dalle montagne. Ciao, guardate, a tutti. Non è rosso dalla solita rabbia, ma è abbronzato. È abbronzato, è arrivato, sei riposato. Mancati.
Sì, siamo mancati, ma col cuore no, perché è successo di tutto. Allora, ed è stato un sacrilegio. È stato un sacrilegio non essere. Vi devo dire che ricevevo un giorno sì e un giorno anche telefonate da Oscar Verselli che mi diceva: ma no, ma giovedì dobbiamo essere là per parlare di questo, di quello e di quell'altro. È vero, però anche i nostri tecnici avevano il diritto di farsi un po' di vacanze. Grazie all'ingegner Marco Zappa per essere con noi. Grazie a voi. Anche questa sera parleremo soprattutto di scelte molto particolari che sono state fatte proprio per il prossimo Gran Premio del Belgio in vista domenica proprio a Spa-Francorchamps. Scelte completamente diverse tra Mercedes e Ferrari, poi lui ci dirà il perché di queste scelte. E poi, sempre alla scoperta del Gran Premio d'Italia, ma vi diremo esattamente come si entra, come si esce dall'autodromo e cosa ci sarà all'interno per tutti i possessori del biglietto Prato piuttosto che di altri biglietti, parleremo con Umberto Andreoletti. Buonasera. Ciao Umberto, grazie, il responsabile tecnico della SIAS Autodromo Nazionale di Monza, che l'anno scorso si è preso sulle spalle un peso incredibile, quello di asfaltare il rettifilo d'arrivo in tempi strettissimi, e comunque hanno fatto davvero un ottimo lavoro. Quest'anno ci spiegherà come si è preparata la pista di Monza, ma soprattutto come voi potrete entrare in alcune occasioni della prossima settimana e come sostanzialmente ci dobbiamo comportare una volta all'interno del Tempio della Velocità. Grazie Umberto per essere con noi. E poi c'è una corona di comuni che circonda proprio il Tempio della Velocità. Beh, il comune tra tutti coloro che è più conosciuto al mondo è quello di Monza, ma quello che con l'autodromo lavora continuamente, costantemente, quasi tutti i fine settimana, è il piccolo comune di Vedano al Lambro che in tutti i weekend, o quasi tutti i weekend, viene superato in ingresso e in uscita da tutti coloro che vanno o a vedere le gare o a seguire manifestazioni all'interno del parco. E allora abbiamo voluto chiamare il sindaco di Vedano Lambro, Renato Meregalli, grazie. Buonasera, per essere con noi, signor sindaco. Perché? Perché anche Vedano Lambro, come tutti gli altri comuni, da anni festeggia il Gran Premio d'Italia con una tre giorni molto particolare, nella quale l'assessorato allo sport coinvolge tutti i commercianti e tutti coloro che vogliono vivere in allegria appunto un momento di passione di sport che si chiama Formula 1. Ma poi vedremo che cosa è successo a Vedano Lambro nel corso degli anni, veramente cose molto interessanti. Bene, detto questo, presentati i nostri ospiti, andiamo a vedere il primo servizio di questa sera, che è un servizio che riguarda proprio quanto è accaduto nel corso di quest'estate, di questa triste estate. E poi attenzione, perché ci collegheremo anche con il Belgio, dove c'è il nostro Paolo Filisetti, già pronto per seguire anche questo Gran Premio del Belgio, ma lui ha seguito in diretta dal vivo i momenti in cui si è saputo che Marchionne non stava al meglio e poi subito dopo che Marchionne ci stava davvero per lasciare. Voi sarete protagonisti come sempre del nostro programma. Chiedo proprio alla regia di mandare in onda il numero attraverso il quale potrete mandare i vostri pensieri, cosa avete pensato quando sono successi questi fatti nel corso dell'estate, e naturalmente le vostre opinioni che poi discuteremo qui insieme in studio. Intanto il servizio su questa tristissima estate, vediamolo insieme. Nobody. Ci siamo lasciati giovedì 19 luglio alla vigilia del Gran Premio di Germania, sicuri di ritrovarci oggi ad un passo dal Gran Premio del Belgio, forti di una classifica favorevole alla squadra che gestisce la migliore monoposto di questa Formula 1 targata 2018, la Ferrari SF71H, e pronti a vivere da protagonisti il prossimo Gran Premio d'Italia. E invece, esattamente un mese dopo, siamo qui a parlare di una malinconia infinita che pervade il cuore di tutti gli appassionati di motorsport, colpiti dal lutto improvviso che si è portato via il presidente Sergio Marchionne.
Un pugno allo stomaco di quelli che fanno davvero male perché arrivano all'improvviso, senza il minimo segnale di preavviso. Un colpo durissimo, accusato anche dalla squadra, e i risultati di Germania-Ungheria sono lì a dimostrarlo. Poi si accende l'allarme rosso anche dall'Austria, dove arrivano notizie che danno Niki Lauda in fin di vita. Il 2 di agosto un trapianto di polmone salva la vita al campione austriaco. La pagina nera per gli amanti del motorsport si chiude sabato 18 agosto con la scomparsa di Paolo Montagna, scrittore, giornalista, responsabile dell'ufficio stampa di Monza dal 1960 al 2003. Persona dolcissima, ironica, un uomo, un professionista dalla classe rarissima. Un'estate malinconica, alla vigilia di un Gran Premio d'Italia nel quale ricorderemo i 100 anni dalla nascita di Alberto Ascari, ma anche i 40 anni dalla morte di Ronnie Peterson, i 30 anni dalla scomparsa di Enzo Ferrari. Tutto questo con una Ferrari, la SF71H, che a Monza dovrà onorare la memoria di chi ci ha lasciato in questa tristissima estate. Questo quindi in sintesi quello che è accaduto nel corso di quest'estate. Alle mie spalle, come vedete, la figura di Sergio Marchionne, che è venuto improvvisamente a mancare. Pensate che noi abbiamo fatto l'ultima puntata il 19 di luglio e solamente il giorno dopo, il venerdì 20 luglio, è stato comunicato a John Elkann, presidente della FCA, il fatto che Sergio Marchionne fosse davvero in gravissime condizioni di salute, e anche lui nelle sue dichiarazioni era rimasto così molto stupito, molto incredulo di fronte a quello che stava accadendo. Nel giro di 2 giorni, il sabato, consigli di amministrazione riuniti sia in FCA che in Ferrari, e tutto è cambiato. Sergio Marchionne è stato sostituito in entrambi i consigli di amministrazione e poi pochi giorni dopo ci ha lasciato. Con noi in collegamento, come avevo preannunciato, è Paolo Filisetti. Paolo, ci sei? Sì, buonasera a te e a tutti i tuoi ospiti. Paolo, grazie per essere con noi, ben ritrovato dopo questo momento di vacanza che per te è stato veramente molto molto ridotto in termini di tempo. Sei già là in quello di Spa-Francorchamps per seguire l'appuntamento di sabato e domenica, ne parleremo fra poco. Prima volevo con te e con gli ospiti in studio fare un giro di opinioni su quello che è successo proprio quest'estate. Tu l'hai vissuta proprio dal vivo, hai toccato con mano qual è stato il momento che ha sicuramente fatto sbandare un po' anche la Ferrari. Eravate in Germania, vero, ad Hockenheim? Esattamente, beh, ci trovavamo appunto ad Hockenheim quando appunto il primo giorno sostanzialmente del weekend è girato, diciamo, il tam-tam, e poi si è presa appunto la notizia che Sergio Marchionne, che all'epoca appunto la notizia ufficiale che girava era quella che era stato operato, aveva subito un'operazione alla spalla e c'era stato un improvviso aggravamento appunto delle sue condizioni, che in un certo senso lasciava comunque molto perplessi, perché diceva: beh, ok, un'operazione alla spalla, per quanto grave, che cosa è, che cosa nasconde? E di conseguenza appunto non si capiva effettivamente cosa potesse essere, però era ovvio che il venerdì poi dopo è stato detto che Sergio Marchionne non sarebbe stato più in grado di riprendere quelle che erano le sue funzioni appunto per quanto riguardava FCA, per quanto riguardava la Ferrari stessa, e che quindi successivamente sarebbero stati riuniti i consigli di amministrazione in una riunione straordinaria, e che sarebbero stati nominati appunto i successori di Sergio Marchionne. Poi purtroppo appunto l'amministratore delegato di FCA e il presidente della Ferrari poi ha sostanzialmente ci ha lasciati all'inizio della settimana successiva. Quanto il fatto che tutto questo si sia determinato in brevissimo tempo ha segnato secondo te la squadra? Beh, sicuramente ti devo dire ha segnato, secondo me sì, perché obiettivamente nessuno si aspettava una situazione di questo tipo. Lo stato di salute di Marchionne è stato tenuto
segreto, ma gli stessi vertici appunto di FCA hanno poi dichiarato di esserne di essere stati informati appunto dell'aggravamento improvviso delle condizioni di Marchionne proprio all'ultimo momento, nel momento in cui i medici hanno dichiarato che sostanzialmente non sarebbe stato più in grado di riprendere le sue funzioni perché praticamente in fin di vita, diciamolo in parole povere, ecco. E quindi ti dico, lo sgomento è stato totale, la squadra anche solamente con, per quanto riguardava l'aspetto visivo, è chiaro che nessuno dichiarava nulla, ma sicuramente tutti erano in fortissima angoscia ed apprensione, anche perché si apriva l'ipotesi appunto di un cambiamento non preventivato in una stagione assolutamente cruciale, quella che adesso sta riprendendo, con una struttura, quella appunto voluta da Marchionne, e con i cambiamenti che lo stesso Marchionne aveva quantomeno indotto in questa struttura, e anche ad esempio con il debutto quest'anno appunto di Alfa Romeo come marchio sulla Sauber, che poi si è dimostrato non essere più solo un marchio, con il trasferimento poco precedente di Simone Resta alla Sauber, che era avvenuto poche settimane prima. Di conseguenza, insomma, tutto quello che aveva seminato Marchionne sembrava potesse essere perso, comunque lasciato in sospeso, perché non si capiva quale sarebbe stato l'orizzonte da lì a breve termine. Quindi sicuramente ha inciso notevolmente, ha lasciato una grande incertezza in quei giorni in tutti gli uomini del Cavallino. Poi è evidente che sono tutti dei grandi professionisti, a partire, parlando per quanto riguarda i tecnici, da Mattia Binotto, che è il direttore tecnico, e quindi sicuramente hanno compiuto il massimo sforzo, ma la concentrazione, comunque possiamo dirlo, questo non una scusante, non vogliamo certamente ritornare e adottare e utilizzare appunto quanto è accaduto a Sergio Marchionne come alibi per scusare l'errore di Sebastian Vettel, assolutamente no, però possiamo decisamente dire che la concentrazione non era al massimo in quella situazione. Assolutamente sì, volevo fare anche un giro di tavolo molto veloce, partendo proprio da Pietro Benvenuti. Una mancanza oggi di un personaggio che aveva segnato davvero in maniera importante non solo la Ferrari, ma tutto l'ambiente della Formula 1. Io sono d'accordo con quello che diceva Paolo, cioè che all'inizio una perdita così è importante, ti lascia veramente un po' di sconforto. Però è altrettanto vero che una persona, un dirigente d'azienda così come era lui, sicuramente ha impostato l'azienda in modo tale che questa possa andare avanti con le sue gambe, come diceva Paolo, tutte le persone che hanno collaborato con lui e quindi sono formate su un tipo di attività, un tipo di management. Sicuramente la Ferrari e comunque FCA subiranno all'inizio un po' di tensioni dovute a vari cambiamenti, però alla fine la struttura è quella, quindi un uomo che ha dato un segno bello forte, io penso che la Ferrari anche in quel caso lì ne trarrà un vantaggio e avrà lo scopo ancora di più per reagire in maniera importante. Questo è un po' tutto il mondo, penso, certo. Dalla Formula 1 al gruppo FCA alla Ferrari stessa. Ecco, Rossella Madesi, sei anche tu leader all'interno di un contesto importantissimo come quello dei Leoni della CEA. È un gruppo che comunque saprebbe continuare anche senza un segnale che arriva dall'alto, o è fondamentale? Certamente, non si può portare avanti una squadra senza delle gare, senza avere persone già preparate per la successione. Credo che Marchionne, per quello che ha dimostrato della sua professionalità, non possa, oltretutto era consapevole lui di non stare bene, non possa non aver preparato la propria squadra. Così come tutte le squadre sono importanti, le persone tutte sono importanti, perdere un essere umano è terribile, ma le squadre, le aziende vanno avanti.
Ecco, parola importante quella di Rossella, Oscar. Lui ne era consapevole ed era l'unico, molto probabilmente, insieme ai suoi cari, molto probabilmente alle persone che gli stavano più vicino, a conoscere il suo reale stato di salute. Quindi ha lavorato nell'ultimo anno, secondo te, per lasciare una situazione importante, granitica all'interno della squadra? Sì, io sono sicuro di sì. Non vorrei parlare del dopo Marchionne, che non conosco, ma che credo solidissimo, proprio perché lui di queste cose ne era consapevole e aveva tracciato una via precisa che spero seguiranno, perché i fatti sono... Io volevo parlare veramente della mancanza invece del leader. Cioè, io, mio malgrado, ho perso un sacco d'amici in questo mestiere del cavolo. Certo. E mi hanno colpito perché erano amici. Marchionne non lo conoscevo, due battute in un autodromo, ma non lo conoscevo, eppure mi ha colpito allo stesso modo. Veramente mi è mancato qualcosa. E non, io ricordo quasi con derisione quando è arrivato, che i Soloni, ben pensati, quelli del motorsport, perché è una casta, appena uno viene da fuori, ma no, questo non è uno dell'industria, è uno della finanza, tratta le automobili come tratterebbe i frigoriferi. Tutti lo sostenevamo, perché tratterebbe i frigoriferi, era la verità. Ha fatto delle cose impopolari, e questo signore invece si è innamorato della Ferrari, sì. Si è innamorato del motorsport, capito? C'è l'avventura Alfa Romeo, anche lì sì, delle patacche sulla vaga, non è vero. E Marchionne aveva una strategia precisa, voleva Leclerc, i giovani, adesso probabilmente cambierà qualcosa, perché il do qualcosa, però la linea è tracciata. E ti ripeto, personalmente, così come mi ha colpito, ne ho sentito e ne sento la mancanza, perché un leader in una squadra importante è il catalizzatore. Possono essere mille bravi, più o meno bravi, ma se non c'è il collante qualcosa si sfalda. E per me Marchionne è stato davvero, questo si è innamorato del motorsport, della Formula 1, della Ferrari, e veniva da, invece all'epoca davvero ho sentito dire di tutto, come adesso, perché la mancanza di un personaggio, dico tanto personaggio, dico io non la conoscevo, però tutti si sono sentiti autorizzati a dire, cioè quasi, io l'avevo sentito appena prima, ma aveva detto che sapevano le strategie, cioè tanto non sono smentibili perché non c'è più, cioè adesso ognuno dice la sua, non è vero, sono tutte balle, questo signore veramente aveva delle idee chiarissime e le portava avanti a scapito di tutto e di tutti, e infatti ha dato ragione fin quando c'è stato. Marco? Io volevo aggiungere una cosa a quello che ha detto Oscar, che... Sì. Probabilmente la mancanza di Marchionne è stato un legame, almeno fin quando c'era lui, con Ricciardo. Io credo che fin quando c'era Marchionne, per Ricciardo c'era una possibilità di venire in Ferrari. Infatti la decisione di Ricciardo è arrivata improvvisamente agli occhi di Marco, dentro la Red Bull, perché ci aveva detto che era tutto ok, doveva mettere solo la firma. Ma successivamente alla scomparsa di Marchionne. Non so se poi sia una coincidenza, nessuno ce lo potrà mai dire, ma in cuor mio, almeno anche per la Ferrari, speravo in questo avvicendamento. Certo. Ecco, e penso che Marchionne gli poteva dare una speranza a Ricciardo, dato anche da quello che ha detto Oscar del rinnovamento dei giovani, Leclerc, eccetera, eccetera, eccetera. Non vorrei, e spero che non sia per questo, che Ricciardo sia andato per altri leader. Ho capito. Mi spiacerebbe. Umberto Andreoletti. Due passaggi fondamentali che ho notato nel post Marchionne, il segno che ha lasciato in così poco tempo, la reazione seccata di Cescheri quando gli hanno detto che nella ricontrattazione del patto della Concordia avrebbe avuto vita facile perché non c'era più Marchionne. Cescheri ha risposto molto seccato, nel senso, l'accordo con Marchionne era di fatto già stato trovato. E l'ha detto riprendendo l'intervistatore come una mancanza di rispetto nei confronti di una persona, che non è perché è andato via che ci dimentichiamo cos'è stato. Certamente. Cosa. E questa cosa qua mi ha molto colpito, perché come diceva Oscar, nella casta del motorsport è entrato quasi in modo deriso e ne è uscito invece dalla porta principale, purtroppo troppo presto e nel modo sbagliato. E la seconda, vorrei far notare con quale riservatezza è stata gestita, cioè il tutto è uscito veramente all'ultimo minuto. Sì.
Ed è un altro segno, secondo me, di quello che era l'impostazione di Marchionne, che possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma non è uscito un minimo gossip prima di quando lui... dell'ultimo minuto. Sì, sì, perciò... assolutamente. Fuori dall'ambiente del motorsport, il sindaco Renato Meregalli invece come l'ha vissuta questa vicenda? Personalmente mi è dispiaciuto, anche perché ha rappresentato l'idea di un manager che ha affrontato un problema e ha cercato di trovare la soluzione, e l'ha trovata anche la soluzione, poi con tante difficoltà, con tanti scontri magari con i sindacati, con il mondo anche con la Confindustria stessa, non è uscito, certo, da Confindustria, quindi però ha dato l'idea di persone che sanno assumersi la responsabilità, soprattutto mettendo assieme anche l'idea che c'è un tempo per prendere delle decisioni. Le decisioni vanno prese in un tempo, passato quel tempo le decisioni non servono più, e questa è una cosa importante che dobbiamo tutti un po' acquisire. Poi dopo le difficoltà ci sono, restano, ma se non si affrontano in questo modo i problemi, probabilmente non si risolvono i problemi. Ci ha lasciato degli insegnamenti che devono diventare la vera eredità. Ebbene, voglio ritornare proprio da Paolo Filisetti in questi ultimi minuti prima di andare in pubblicità. Paolo è stato sostituito praticamente da John Elkann, che ne è diventato presidente e amministratore delegato? E Luca Milleri. Esatto. Ci vuoi spiegare molto brevemente queste due figure e, secondo il tuo punto di vista, come può cambiare la Ferrari, se queste due figure secondo te la faranno cambiare o si rimarrà sul percorso tracciato da Sergio Marchionne? Allora, inizialmente io credo che si rimarrà ancora sul percorso tracciato da Sergio Marchionne. È certo che in ogni caso, soprattutto l'arrivo di Elkann come presidente della Ferrari è una novità, perché è uno della famiglia Agnelli che entra quindi con un ruolo diretto in Ferrari, cosa che è un ex novo totale, non è mai avvenuto, quindi sicuramente questo è da tenere in considerazione. Per quanto riguarda invece il ruolo di Luca Milleri, beh, è un manager di provatissima esperienza, proviene dalla Philip Morris, quindi presidente di Philip Morris Europa, di conseguenza in un certo senso appartiene a quella stirpe di manager da cui è emerso prima Maurizio arriva bene, di conseguenza diciamo sostanzialmente abbiamo dei manager che già si conoscono, quindi arriva bene, conosce benissimo Camilleri e viceversa, ed è quindi plausibile che ci sia da parte appunto del nuovo amministratore delegato totale fiducia per quelle che saranno le funzioni operative, come d'altronde lo era anche prima, ma in questo caso ancora più evidente nei confronti di Maurizio Arrivabene. Quindi credo che ci sarà una certa continuità di quelle che erano state le decisioni prese fino a questo momento. Sì, volevo chiedere alla regia di mandare in onda anche il cartello numero 2, che era il tris, praticamente le tre fotografie con Marchionne ed ecco i due nuovi arrivati, per coloro che ancora non conoscessero John Elkann naturalmente e Luis Camilleri, che un ottimo professionista nel mondo della finanza, vedremo come amministratore delegato che cosa, quali saranno le impostazioni. Certo, come giustamente ricordava Paolo, l'impostazione, il segno lasciato da Marchionne sicuramente verrà seguito. L'ultimo pensiero che volevo far esprimere a Paolo Filisetti e a chiedere la regia di cambiare finalmente, eccolo il cartello per Niki Lauda. Paolo, come sta Niki Lauda? Tu che sicuramente oggi hai sentito anche gli umori in casa Mercedes, quali sono le ultimissime notizie? Le ultime notizie che sono tutti, diciamo, ben più fiduciosi ovviamente di quanto non lo fossero tre settimane fa, quindi quando si è appresa appunto la notizia del trapianto a cui è stato sottoposto il campione, io lo continuo a definire tale, comunque il presidente non operativo di Mercedes, Niki Lauda, sembra appunto che ci siano delle giornate, alcune diciamo più difficili in questo decorso post operatorio da parte appunto del campione austriaco, ma che
diciamo una linea, un fil rouge è solamente in termini positivi. Lo stesso staff medico dell'ospedale di Vienna in cui è stato operato ed in cui è tuttora degente si è espresso considerando Niki Lauda il migliore dei pazienti in termini di progressi che stanno vedendo e stanno riscontrando in questo momento tra quelli che sono degenti nella loro struttura in questo preciso istante. Bene, grazie Paolo. Puoi rimanere con noi, vero? Perché adesso entreremo nel contesto del Gran Premio del Belgio. Certo, assolutamente. Allora chiedo alla regia di mandare immediatamente la prima pubblicità. Quando ci ritroveremo si partirà con l'attualità. Gran Premio del Belgio. Via. Che ne pensi? Che ne so. Non guardo sotto. È alto. No, aspetta. D'estate ai capelli disidratati serve una coccola in più. Ultra dolce acqua di cocco, la più dissetante delle ricette. Con acqua di cocco e aloe vera per idratare intensamente i capelli senza appesantirli. Senza siliconi. Capelli morbidi, leggeri e idratati a lungo. Ricette al cocco ultra dolce. Scegli la tua. Da Garnier, naturalmente. Per capelli molto secchi e indisciplinati, la più ricca delle ricette ultradolce. Nuovo rituale d'argan da Garnier. Con olio d'argan equo solidale dal Marocco e crema di mandorle. Per nutrire e disciplinare i capelli senza appesantirli. Un autentico rituale di bellezza per capelli morbidi e dolci. Nuovo ultradolce rituale d'argan. Garnier. Rete ortopedica in legno da 510 a solo 380 euro col super sconto del 25%. Ma qui da MCA, dove trovate tutto per un riposo perfetto. Tantissimi materassi, reti ortopediche, più di 60 tipi di cuscini, biancheria, piumini e trapunte. Da MCA, dormire è la vita e risparmiare non è un sogno. Con G-Baby crescere è un'avventura. Sfoglia insieme al tuo bambino il primo giornale della sua vita. Giochi, fiabe, attività, storie, personaggi. G-Baby, in edicola in parrocchia. Con il giornalino la settimana è formato ragazzi. Su ogni numero un mondo di fumetti, giochi, curiosità, giornalismo per ragazzi, rubriche sulla natura, interviste ad attori e cantanti e ai grandi dello sport. Non perdere il giornalino. Chiedilo in edicola o nella tua parrocchia. In due DVD, un'indagine accurata e suggestiva sui quattro libri che hanno cambiato il mondo. Girato nei luoghi che videro la vicenda umana di Gesù e delle prime comunità cristiane. I Vangeli, in vendita nelle librerie San Paolo e Paolini, edizione per non udenti. Ecco, siamo di nuovamente insieme, stavo guardando i tanti messaggi che stanno arrivando, le tante vostre impressioni, soprattutto sui fatti che abbiamo raccontato, alcune riguardano il mercato piloti, altre riguardano sicuramente la gara che si vive in questo weekend, il Gran Premio del Belgio, altre già parlano del Gran Premio d'Italia, quindi daremo spazio anche alle vostre impressioni che ricordo le potete formulare al 335-7799-299, quindi mandate pure le vostre impressioni, noi fra poco comincerò a leggerle. Intanto caliamoci nell'attualità, ovvero quello che sta accadendo in Belgio. Vediamo questo servizio introduttivo, da dove si riparte, almeno numericamente. Sentite un po'.
Meno 24 tra i piloti e meno 10 tra i costruttori. La Ferrari riparte dopo la breve sosta di Ferragosto con la classifica che sottolinea gli errori, le sviste, gli imprevisti che hanno segnato le prime 12 prove della stagione. E ora, quando mancano solo 9 gare al termine, per la Ferrari si rende necessario il recupero dello svantaggio. In soli 8 giorni, correndo il Gran Premio del Belgio e quello d'Italia, 2 gare, 2 circuiti storici che in comune hanno solo la media oraria sul giro. Che la rincorsa rossa sia possibile lo afferma anche Lewis Hamilton quando dice di correre contro una squadra più veloce della sua, che lo scorso anno le prestazioni erano abbastanza equilibrate, ma questa stagione sta oscillando più nella loro direzione, così ogni errore, anche il più piccolo, sarà decisivo. La risposta di Sebastian Vettel? Il pilota tedesco riconosce solamente l'errore commesso in Germania e per le prossime gare Vettel è molto fiducioso perché conscio di una Ferrari ancora più efficace, più forte e ancora con molte potenzialità da dimostrare. Tantissimi messaggi che si stanno arrivando, ne lancio subito uno, tanto perché siamo in argomento su questo tema, ma uno che ne riprende tantissimi. Hamilton, se vince in Belgio, ha il titolo in mano, Vettel non regge la pressione Ferrari. Ecco, partiamo proprio da questa considerazione, vorrei far intervenire proprio Paolo dal Belgio. Paolo, allora, dacci un po' la situazione in casa Ferrari, in casa Mercedes, a livello proprio di atteggiamento anche. C'è proprio questa certezza da parte di Mercedes di poter volare verso il quarto titolo per quanto riguarda il quinto titolo, scusate, per quanto riguarda Lewis Hamilton? Ma certezza oserei dire di no, cioè non è, mi sembra una parola molto grossa. C'è certezza e consapevolezza che sarà una bella lotta e loro infatti stanno, come d'altronde anche la Ferrari, spingendo assolutamente al massimo. La dimostrazione appunto qui dell'introduzione ad esempio da parte della Ferrari, della nuova Power Unit, lo dimostra e adesso stanno prendendo in esame, domani vedremo domani mattina se anche Bottas sceglierà l'ipotesi di prendersi una penalità, perché questo sarebbe sul quarto motore che utilizza per poter adottare anche lui come suo compagno la specifica 3 del loro motore. Ma a proposito di specifiche, chi mette in campo che cosa? Queste nuove specifiche di Power Unit sia a livello della Ferrari sia a livello della Mercedes, entrambi praticamente la terza specifica, sia la Ferrari sia la Mercedes. Ferrari mette in campo anche un certo numero di modifiche aerodinamiche non a puro livello di adattamento della vettura ma proprio a livello di sviluppo, infatti abbiamo delle nuove ali, una nuova carrozzeria posteriore, diffusore, insomma parecchio, cioè in un certo senso prosegue il filone che la Ferrari ha seguito per tutta la prima fase di campionato di sviluppare costantemente e profondamente la SF71H Gran Premio per Gran Premio. E questo è stato confermato dallo stesso Vettel, che ha detto abbiamo parecchie cose per qui ma anche per le gare che verranno. Questo l'ho detto oggi. Bene, sentiamo anche un po' il nostro studio come la pensa nel merito. Si riparte da un meno 24. E allora Pietro, benvenuti, ti chiedo se, secondo te come si arriva a Monza? Ma a Monza dobbiamo arrivarci convinti, forti e sicuri. Più uno? No, io penso, magari. Magari. No, io sono dell'idea che i motivi per fare una bella reazione da parte di Ferrari ci siano tutti, dal discorso Marchionne al proprio anche al discorso pilota stesso, cioè Vettel che non può più permettersi di fare errori e quindi ha bisogno di far vedere sul campo e quindi dovrà essere molto concentrato. Io sono fiducioso perché comunque stiamo parlando di Ferrari, non stiamo parlando di un'altra scuderia, quindi e poi da tifoso come sempre vorrei tanto che la Ferrari fosse l'anno buono. Certo, le ultime gare hanno reso la salita molto più dura.
Questo. Assolutamente sì. Rossella Madesi, molti sono i nostri telespettatori che non credono a questo pilota che vedi inquadrato, cioè Sebastian Vettel, cioè non è che non ci credono, dicono che non sa sopportare una pressione come quella della Ferrari. Devo dire però che gli appassionati hanno il cuore Ferrari, chiunque la guidi, e quindi sperano nella Ferrari. Abbiamo passato anni bui, veramente tanti anni bui, in cui non si vinceva niente. Adesso c'è una possibilità. Vero che il pilota è assolutamente importante, ma è la squadra quella che conta, e il cuore batte Ferrari indipendentemente da chi la guida. Poi c'è anche chi è propriamente Mercedes. Oscar, guarda questo messaggio, dice: ma perché ci raccontate sempre le solite cavolate? La verità è che la Mercedes è la macchina migliore, forza Hamilton. Vabbè, lui è un tifoso di Hamilton. È un'opinione, però è quello di prima. Che... Ma è vero che la Ferrari è quest'anno la macchina migliore dell'otto? Infatti mi meraviglio, perché quando quel ragazzo di prima ha detto una grande verità, a parte la coda dove dice Vettel non regge la pressione Ferrari, non è vero, Vettel ha vinto 12 Gran Premi da quando è in Ferrari e gli altri, i suoi compagni, neanche uno, quindi sfatiamo questo mito. Però un problema piloti esiste l'anno scorso, quest'anno, un problema piloti è perché, a detta di tutti, ed è confermato dai fatti, la miglior macchina in assoluto è la Ferrari, allora mi dite perché una è meno 24 e l'altra è meno 10 dei campionati, se la miglior macchina la Ferrari, perché a meno 24 e meno 10? Prima considerazione, ed è il conto della serva di Voghera, come si dice lì, la massara di Voghera. Ma una cosa considerevole, un'altra da qui notare, dove fa molto chi guida, la pressione, il non sbagliare. Siamo ok, noi dimentichiamo, c'è un errore e lo fanno tutti, può succedere a chiunque. L'anno scorso Hamilton ha tamponato, no, due anni fa ha tamponato al sì, via. Ma errore su errore ecco, si stanno accumulando. Però un'altra cosa invece, parliamo di l'errore umano ci sta, ma ragazzi siamo andati in Ungheria, dove a detta di tutti, voglio essere smentito da un solo addetto ai lavori, era il feudo Ferrari, era una doppiata, finalmente dopo Hockenheim è andata come è andata, perché adesso andiamo in Ungheria e non ce n'è per nessuno. In Ungheria il signor Hamilton li ha scherzati, quindi malgrado gli altri avessero la miglior macchina. Allora, per vincere le componenti sono tante, la miglior macchina, la miglior strategia, ma bisogna, per fortuna, ancora guidarle le automobili, perché oggi sembra che il pilota sia diventato il 10%. È vero, se non hai una buona macchina neanche un fenomeno vince più, ma è anche vero il contrario. Le macchine, per fortuna, bisogna ancora guidarle. Infatti, Marco? Infatti ha scritto, l'ultimo telespettatore ha invertito, cioè ha detto... La Ferrari è la miglior macchina, ma la Mercedes è il miglior pilota, chiaro, che è Hamilton. Cioè, secondo me ha invertito le due. Chiaro, sono d'accordo. La Ferrari è la miglior macchina, la Mercedes è il miglior pilota. Chiaro. E di questo ne sono convinti moltissimi, se non tutti. Chi ha visto tre gare nella sua vita capisce che Hamilton ha qualcosa in più in Vettel. Non ci vuole una scienza, non ci vuole un ingegnere, esatto. non ci vuole niente di particolare. E, è vero anche che la Ferrari quest'anno, l'abbiamo detto in tutte le salse, ha la vettura migliore in questo momento, cioè la più equilibrata, quella che comunque ha gestito meglio le gomme, con un'ottima power unit nelle ultime gare, eccetera, eccetera, eccetera. È vero anche che Vettel, per battere questo Hamilton, non deve fare errori, deve essere al suo massimo. A Spa tutte e due le case porteranno delle evoluzioni, come abbiamo detto, soprattutto a livello di power unit per la Mercedes e Ferrari Turbo MGUH, quindi provano fino all'ultimo a portare tutte le evoluzioni possibili, chi vincerà e chi avrà quel coraggio e quella bravura di portare la macchina oltre il suo... Io vorrei, scusate una cosa, vorrei anche che i telespettatori non dimenticassero una cosa. L'anno scorso Hamilton era Hamilton e Vettel era Vettel, non hai imparato quest'inverno a guidare Hamilton l'automobile. Sono arrivati a Monza con la Ferrari davanti in campionato, malgrado questo signor Hamilton, sono arrivati con la Ferrari davanti, adesso è a meno 24 e la Ferrari di quest'anno in proporzione è molto migliore della Mercedes.
Quindi, ragazzi, la matematica non è un'opinione. Perché? Errori, bene, sfortuna. Non voglio sentire parlare di sfortuna. Enzo Ferrari diceva, nel corso Ferrari, la sfortuna non esiste. Perché se uno è in testa al Gran Premio, a 5 giri alla fine, contro il muro, non è sfortuna. Però, ripeto, quella ci sta. Non capisco l'Ungheria, perché l'Ungheria, tutti gli addetti ai lavori, sembrava facessero senza andare a correre. Paolo, invece ha preso una lezione. Paolo, prima di andare in pubblicità, ci puoi spiegare che cosa è successo in Ungheria? Beh, allora, io gradirei che Oscar avesse la memoria più lunga di quello che le vacanze gli hanno tolto, per il semplice motivo che sappiamo benissimo che in Ungheria le qualifiche si sono disputate, mi risulta che avesse piovuto in Ungheria, sbaglio? Ma pioveva solo per la Ferrari? Senti, Oscar, sai benissimo cosa è accaduto la gara prima, dai. E sappiamo tutti che Vettel ha avuto il piedino in Ungheria e l'abbiamo scritto tutto questo. Quindi non penso che a distanza di 4 settimane questi dati non ce li ricordiamo. Io certamente non mi metto a scusare né Vettel né voglio scusare la Ferrari, ma non possiamo dire al Gran Premio di Germania avevamo la gara in tasca e ce l'avevamo, e poi dopo in Ungheria la macchina diventa una ciofeca. La macchina non era né una ciofeca in Germania, la gara è stata persa da Vettel che ha commesso l'errore, ed è stata, tra virgolette, persa il sabato dallo stesso Vettel, condizionato dall'errore stesso che aveva commesso una settimana prima. Cioè, mi sembra che il discorso possa filare e che non possa essere facilmente confutato. Dai, adesso onestamente... Meglio della Mercedes in Ungheria... In Ungheria, ed era meglio a Hockenheim della Mercedes. La differenza l'ha fatta un ragazzino colorato, tutto lì. Nel senso che non c'è stato da parte di Mercedes quella sofferenza, e ce lo può dire e confermare appunto Marco, per quanto riguarda le gomme, del fatto che la Mercedes di solito ha sempre patito nei Gran Premi precedenti definiamolo degrado, comunque il blistering, al di là di quando c'erano state poi le gomme modificate, ma comunque al di là di quello ha sempre patito l'uso delle gomme nella finestra di temperatura ideale, e non è accaduto in Ungheria. Cosa vuol dire? Vuol dire che Mercedes ha lavorato su quel problema e in Ungheria ci ha fatto vedere che quel problema l'ha risolto. Vuol dire sicuramente che magari cambieranno le carte in tavola sotto questo profilo, il che non è certamente positivo per la Ferrari, ma per quanto riguarda il discorso del Gran Premio in quanto tale, sai benissimo che in Ungheria non si supera. È stato bravissimo Ricciardo, ad esempio, a fare il sorpasso all'esterno, ce ne siamo accorti. Per quanto riguarda comunque come è andata a finire la gara con il risultato di Vettel, sai bene che tutto è partito dal sabato. Questo è quello che è la mia tesi. Poi non pretendo che sia il Vangelo, ma penso che sia piuttosto verosimile. Beh, non ci stanno, non ci stanno mandando... Cioè... Aspetta, Oscar. Ci stanno mandando un sacco di messaggi, ma come ti ho detto, prima di iniziare il programma devo essere attento all'orario, perché voglio fare tutto quello che abbiamo previsto di fare questa sera. E sono tantissimi argomenti. Ci può rimanere ancora un 10 minuti, Paolo, con noi per parlare di mercato piloti? Ci sono delle domande anche rivolte a te da parte dei nostri telespettatori. D'accordo. Grazie, d'accordo. Paolo, grazie. Pubblicità, fra pochissimo. Proverbio squisito. Settantesimo Palzola, mina mangi una cariola. Settantesimo Palzola, 70 anni davvero squisiti. Il caldo afoso dell'estate può essere assai sgradevole e anche pericoloso per la salute. Ma i condizionatori d'aria costano una fortuna e i comuni ventilatori servono solo a smuovere l'aria calda. Vi presentiamo il rivoluzionario Coolform Mini Aircon, il modo più pratico, economico ed efficiente per rimanere comodamente al fresco durante tutto l'anno. È abbastanza potente da rinfrescare ogni ambiente per pochi centesimi al giorno. Mai prima d'ora era stato possibile portare con sé il proprio condizionatore ovunque. Basta sudore e sonni irrequieti.
Ora potete rinfrescare la camera da letto, il soggiorno o anche la vostra cucina soffocante. Perfetto anche per uffici, dormitori e persino all'aperto. Basta aggiungere acqua fredda e accenderlo. Facile, no? Questa tecnologia all'avanguardia è stata studiata per rinfrescare le persone che vivono in regioni di caldo estremo, senza aria condizionata e in alcuni casi senza approvvigionamento elettrico. L'innovativo filtro a evaporazione aspira l'aria calda e ne dissipa il calore, trasformandola in piacevole aria fresca in pochi minuti. Un comune ventilatore sposta solo l'aria calda, sciogliendo un ghiacciolo in pochi minuti. Ma Coolform è così potente che può abbassare la temperatura all'istante senza che il ghiacciolo si sciolga. Incredibile! Smettetela di soffrire per il caldo e portate con voi Coolform negli ambienti difficili da raggiungere, come il garage, il bagno o la lavanderia. Fino a oggi i condizionatori portatili erano grossi, ingombranti e difficili da riporre. In più consumavano una fortuna. Ma la tecnologia all'avanguardia di Coolform Mini Aircon ne ha ridotto le dimensioni e i consumi per farvi risparmiare ancor più soldi ed energia. In quest'auto arroventata ci sono 42 gradi. Abbiamo usato Coolform per testarne velocità e potenza. In pochi minuti abbassa la temperatura fino a 22 gradi. Formidabile! Coolform è dotato di un ventilatore silenzioso a due velocità ed è più ecologico ed efficiente di un comune condizionatore perché raffredda solo l'ambiente che occupate. L'aria secca emessa da un normale condizionatore può nuocere alle vie respiratorie, ma Coolform è insieme condizionatore, ventilatore e umidificatore e può alleviare allergie, raffreddori e pelle secca. I condizionatori impiegano sostanze dannose per il clima, ma Coolform Mini Aircon utilizza solo acqua, è sicuro e rispetta l'ambiente. Coolform Mini Aircon non richiede installazione, è leggero e perfetto per viaggiare. Con Coolform Mini Aircon l'ambiente sarà confortevole e sano durante tutto l'anno. Un ingombrante condizionatore portatile può costare anche più di 500 euro. Chiamate subito per avere maggiori informazioni per ottenere il fantastico Coolform Mini Aircon garantito per due anni all'incredibile prezzo che vedete sullo schermo. Ma c'è un'offerta ancora migliore. Chiamate subito per avere maggiori informazioni per ottenere uno sconto speciale sull'acquisto di più unità. Siamo così certi che amerete Coolform Mini Aircon che vi proponiamo una garanzia di rimborso al 100%. E se non volete risparmiare e stare comodamente al fresco, restituitelo e avrete un rimborso totale. Dovrete solo pagare le spese di packaging. Non aspettate, chiamate ora per maggiori informazioni o visitate calaishop.com. Grande, ci state mandando un sacco di messaggi che dovrei iniziare, ho iniziato a leggere e continuerò a leggere. Prendo spunto da quelle che sono le argomentazioni più che dai singoli messaggi, perché molti poi ripetono più o meno lo stesso pensiero. Guardate le mie spalle, due sorrisi, uno perché ha trovato la squadra giusta che lo tratta da primo pilota, e sto parlando naturalmente di Daniel Ricciardo. I ferraristi un po' naturalmente in questo momento stanno pensando che poteva diventare rosso, magari lo fosse diventato. L'altro invece è perché Sornione sta pensando di uscire dalla Formula 1, che lo ha un po' stancato non avendo trovato una top team, e magari andare a cercare la famosa terza corona. Andiamo a seguire il servizio e poi partiremo subito con due messaggi proprio vostri. Alla fine Daniel Ricciardo ha detto addio alla Red Bull accettando la ricca offerta della Renault, che in termini di mercato piloti ha fatto un vero e proprio colpaccio ingaggiando l'australiano. A bocca asciutta è rimasta la squadra austriaca, costretta a promuovere il francese Gasly dalla Toro Rosso per affiancarlo a Max Verstappen. Senza Ricciardo la Red Bull sarà forse meno efficace e spettacolare, ma soprattutto meno simpatica. Se Ricciardo arriva alla Renault, dalla squadra francese parte Carlos Sainz con destinazione McLaren. Ma il vero colpo di scena dell'estate è quello messo in atto da Fernando Alonso, che, stanco di una Formula 1 che a lui non offriva sbocchi interessanti, ha preferito dire addio dopo 17 anni nei quali il 37enne campione spagnolo ha raccolto 32 vittorie, 22 pole, 97 podi che gli hanno fruttato due titoli mondiali. La sua decisione ha fatto riflettere molto il mondo della Formula 1, lasciando in sospeso una domanda: chi ci perde maggiormente in questa uscita di scena?
Ed ora, mentre la Mercedes ha confermato Bottas e Mr. Stroll ha acquistato la Force India, tocca alla Ferrari far sapere ai propri tifosi con quale formazione correrà nel 2019. Bene, eccoci insieme, ritorniamo sui vostri messaggi come promesso. Eccolo qui, il primo: mi spiegate che cosa ha Hamilton in più di Vettel? Mi sembra che quando hanno fatto ruota a ruota ha vinto Vettel, tipo quest'anno. Leggetelo, certo che lo leggiamo, non li leggiamo tutti, ma una buona parte riusciamo a leggerli. E poi naturalmente c'è anche l'altro messaggio che dice: se Vettel fosse in grado di competere con Hamilton avrebbe vinto il mondiale l'anno scorso. Buonasera. Vero. E poi abbiamo un altro messaggio ancora che ci riporta proprio nel mercato piloti: se Ricciardo era al posto di Vettel eravamo testa a testa con Hamilton. Ebbene, due considerazioni, faccio intervenire subito Paolo che poi ci deve lasciare perché è collegato con noi dal Belgio. Paolo, la prima considerazione è: ma Ricciardo ha firmato con la Renault dopo la scomparsa di Sergio Marchionne, c'entra qualcosa la decisione di Ricciardo con la scomparsa di Sergio Marchionne? Domanda numero uno. Anche perché la considerazione simpatica che faceva Marco Zappa mentre andava in onda il servizio è come se Cristiano Ronaldo avesse firmato per il Sassuolo, considerando proprio la scelta di Ricciardo sulla Renault. Che cosa ci puoi dire? Sicuramente, diciamo, la scelta di Ricciardo ha lasciato interdetti tutti. Peraltro ha lasciato interdetto lo stesso Helmut Marko sul fatto che dice: ma noi non ci aspettiamo, non abbiamo capito alla fine il perché, c'era una sorta di accordo tra di noi e quindi la cosa è stata improvvisa. No, io non penso che sia comunque legata alla scomparsa di Marchionne, anzi io penso che oggettivamente non abbia nessun legame. C'è da dire un fatto che penso che Ricciardo alla fine abbia cercato anche di andare in un team dove da un lato in un certo senso anche la pressione per i risultati non c'è, proprio nel momento in cui lui aveva già capito che in Ferrari comunque non sarebbe andato, quantomeno non nell'immediato, quantomeno appunto non a partire dalla stagione prossima comunque. E poi il fatto che credo che alla fine nel corso dell'anno prossimo potrebbe anche essere quella la possibilità di svincolarsi più facilmente da un team come Renault piuttosto che restare legato ancora per due anni alla Red Bull, con magari una maggiore impossibilità di svincolarsi da quel contratto, e poi anche con il fatto di poter ricevere un trattamento completamente diverso a livello appunto di considerazione come prima guida, insomma, del team Renault, di quanto non sarebbe accaduto restando comunque ancora per un paio di anni al fianco di Verstappen. Penso invece ininfluente il fatto che la Red Bull sia passata l'anno prossimo alla Honda, perché comunque al momento attuale diciamo sostanzialmente la competitività che potrebbe avere magari una Red Bull con la Honda l'anno prossimo non sarebbe molto molto diversa da quella stessa della Renault di quest'anno, non dico della Renault del 2019, ma della Renault di quest'anno. Ok, l'ultima considerazione poi ti lasciamo libero, Paolo, anzi due. La prima: Ferrari secondo te rimarrà così come è quest'anno, cioè con Vettel e Raikkonen, o è possibile o prevedibile o senti che ci sono delle notizie che arriveranno per il Gran Premio d'Italia? E l'ultima domanda che molti hanno fatto anche via internet è: le previsioni del tempo per le prove e per la gara? Allora, partiamo dalla più semplice, che sono le previsioni del tempo. Allora, la più semplice ti dice che domani è una giornata dove è prevista che ci sia della pioggia, di conseguenza potremmo avere delle prove libere bagnate, potremmo avere della pioggia nella notte tra domani e sabato, ma qualifiche e gara sono, le previsioni sono previste asciutte.
quindi sostanzialmente non dovrebbero influire su quello che poi è insomma il risultato importante sia per la qualifica sia per la gara. Per quanto riguarda invece il discorso di un rinnovo eventuale di Raikkonen, quindi sul fatto che la squadra resti com'è, beh, ti dico, dalla morte, purtroppo dalla scomparsa di Marchionne, la sensazione che si è avuta e forse anche i ragionamenti stessi che abbiamo più volte espresso magari anche in sala stampa tra la Germania e l'Ungheria, è quello che si rafforza la posizione di Raikkonen proprio in un momento di massima incertezza come quello successivo appunto alla scomparsa di Sergio Marchionne. Ciò non toglie che ovviamente bisognerà riuscire a capire se la Ferrari vincerà, come molti se lo augurano, compreso il sottoscritto, il mondiale, è molto facile che ciò avvenga, cioè che ci sia la riconferma. Se non accadesse, beh, potrebbe anche darsi che allora magari Raikkonen non si sia dimostrato così utile, diciamo, per la causa mondiale della Ferrari. A quel punto, perché no passare ad un giovane, perché no passare ad un Leclerc, che è dall'inizio dell'anno che lo stiamo valutando come un predestinato, come il prossimo pilota Ferrari. Queste sono le mie personali opinioni sulla base di quanto ho sentito, di quanto ho percepito. Ti dico che seguono la logica del non cambiamento in un momento particolarmente difficile, ma soprattutto nel caso in cui la Ferrari si dimostrasse come squadra vincente. Allora, come tu sai bene, di solito squadra vincente non si cambia, e anche in questo caso Raikkonen potrebbe magari prolungare di un anno la sua permanenza in squadra. Bene, grazie Paolo, grazie per la tua collaborazione e il tuo contributo, buon Gran Premio e buon lavoro, ti aspettiamo qui naturalmente giovedì nel pre-Gran Premio d'Italia, ok? Grazie, alla prossima settimana. Ciao Paolo. Grazie mille Paolo. E allora continuiamo il nostro giro del mercato piloti, è stato sconvolto quest'inverno, quest'estate con Ricciardo, ma anche Alonso, Carlos Sainz che passa alla McLaren, insomma un giro di valzer davvero inaspettato. Che cosa ne pensi, Paolo? Benvenuti. Ma è il bello, a me così piace, nel senso che per vedere anche i valori del pilota, stiamo sempre a discutere del pilota, il valore del pilota sulle auto e così via, dicendo oggi che le auto sono abbastanza più importanti del pilota. Certo. Quindi vedere questi cambiamenti può anche aiutarci a capire invece che ci sono piloti che fanno la differenza. E per quanto riguarda Alonso, io Alonso un po' come Rosberg lo ammiro, perché quando uno ha il coraggio di andare via da un mondo dove pensi che per lui sia fondamentale o non possa farne a meno, lui ha dimostrato che lui si vuol divertire e forse ha scelto una strada dove si divertirà, pensa di divertirsi più di quello che oggi gli dà la Formula 1. E io mi piace capire che il pilota non sta lì per interesse o per cosa, ma perché ha voglia di divertirsi. Quindi è la Formula 1 che perde qualche cosa? Io sono convinto di sì. Rossella? Credo di sì anch'io, mi fido molto del parere di Giancarlo Minardi, che effettivamente dice che Alonso è il miglior pilota che possa guidare una monoposto di Formula 1, e lo stima moltissimo e sappiamo, voglio dire, la professionalità di Giancarlo. Ecco, ci sono molti dei nostri telespettatori che si aspettavano un ritorno di Alonso in Ferrari addirittura, cioè non lo vedono proprio fuori dalla Formula 1, ne sono davvero indignati che la Formula 1 si sia comportata in questo modo con il campione spagnolo. Oscar, tu di che parere sei? Io non sono indignato, ma mi fa fare una profondissima riflessione. Se questa Formula 1 può fare a meno di un pilota vincente, è uno dei più forti del mondo, e con rammarico sembra che stiamo tutti metà ferraristi pro, metà contro, sembra che non possa fare a meno di Raikkonen, che non vince, che non è un vincente, non più, non credete, per l'amor di Dio, ma è una cosa che mi fa riflettere molto, perché se tu hai una squadra che vuole vincere, prendi Alonso, poi dici ok, ha minato zizzania, è un grande pilota, ma è un gran rompivalle, allora se privilegiamo un pilota che non intacca la sostituibilità dell'altro,
4 va benissimo qualsiasi scelta. Se vogliamo vincere, Alonso non può non prendere in considerazione. Questa è una cosa così. Poi che lui abbia seminato male, abbia discusso ovunque sia andato, questo non lo so, però io ricordo anche il caratterino tutt'altro che facile di Anto, di Mansell o di tutti i grandi. E poi bisogna saperli gestire anche, però nessuna delle pape molle è stato un vincente, e adesso invece sembra che bisogna assecondare, stare attento a uno che non gli tira conto. Tu immaginati prendessero Leclerc, come io spero, e questo qui qualche volta parte davanti a Verstappen, cioè a Vettel. Immaginati, ci sarebbero metà ferraristi che ecco, finalmente, ma anche perché se tu fai un salto nel buio a ragion veduta, non esattamente, cioè metti nel buio, niente vieta che Leclerc sia il nuovo Verstappen, il nuovo Senna, il nuovo che so io, allora, Raikkonen, quello che doveva dire l'ha detto. Lucio da Teglio, pensa, in Valtellina, ci dice: lasciano andare Alonso in America e si tengono Vettel e Raikkonen che continuano a fare errori, vergogna Ferrari. Esatto, vedi, è quello che ho detto io in un altro modo. Sì, appunto, ritornando su questo aspetto, non capisco perché Ferrari non abbia preso Ricciardo per due motivi. Allora, se è un problema Ferrari, che Ferrari sta aprendo dopo, con Marchionne, comunque dopo Marchionne, ai giovani, e ha bisogno di un pilota come Ricciardo, che è abbastanza giovane, ma soprattutto è proprio ideale per la Ferrari come comunicazione. Quindi è perfetto in tutti i sensi, oltre che di guida. Quindi non capisco questa chiusura, se c'è una chiusura da parte di Ferrari. E se c'è invece una chiusura da parte di Vettel, quindi un veto da parte di Vettel, lo capisco ancora di meno, perché uno dice: cavolo, ma pilota super pagato da parte di Ferrari, che non sta dando in questo momento comunque delle garanzie di pilota vincente tanto quanto Hamilton. Qualora avesse vinto un mondiale potevo capire che poteva mettere dei veti, ma per il momento non è così. Dico: ma perché dare tutto questo potere in mano a un pilota? Anzi, dovrebbe essere il contrario, cioè Vettel dovrebbe dire: io vinco lo stesso anche se ho un Ricciardo. La scomparsa di Marchionne sono ancora più motivati. Fa sì che rimarrà Raikkonen, non perché non vogliono seguire le direttive di Marchionne, ma perché John Elkann si occuperà del prodotto, ma il presidente non so bene cosa faccia in una squadra così, se non, ma penso che sia l'altro che si occuperà direttamente della squadra Camilleri, il quale è tutt'altro che stupido, intelligentissimo, ha lavorato con arriva bene da 3 anni lì. Camilleri capirà che arriva bene, ha più in mano i dettagli però della squadra, sa più tutto, quindi lascerà molto fare, anche perché lo stima, ad arriva bene, che arriva bene è il fautore principe della stabilità, del non urtare la sostenibilità di Vettel. Quindi, però questa stabilità con Marchionne per me era finito, era Leclerc 100%, e la mia opinione, come era, certo, quella di Filisetti. Adesso, secondo me, un altro anno, se vinco il mondiale, matematico, un altro anno così, vendendoti l'importanza della stabilità della squadra, lo farà ancora. Io non lo so, però dico, avevano questa grandissima occasione di due grandissime con un prezzo, perché se è andato alla Renault per tanti soldi, in Ferrari poteva venire con la metà della metà dei soldi, certo, quindi anche una facilità di acquisto in quel senso lì. Sono d'accordissimo con te. Perché no? Fossi Luis Camilleri, Umberto Landeroletti, che scelta faresti? Leclerc sì, al posto di Raikkonen. Cioè, per me è bollito Raikkonen, non ha più dato. Cioè, e però, me, però in questa stagione Raikkonen sta andando forte, cioè sta andando forte, 12 Gran Premi a zero, è terzo nella classifica del mondiale, però possiamo dire che ha la macchina migliore, perciò tanto quanto incolpiamo Vettel di non essere super performante a parità di top driver o di prima guida, non si può dire lo stesso di Raikkonen, perché dove serviva Raikkonen che andasse non è andato. Al contrario, Bottas, secondo me, è stata un'ottima spalla e ha fatto il gioco di squadra a favore di Hamilton. Non ne so tutti i dettagli, perché dopo le dinamiche all'interno di una squadra, ma vista così dall'esterno, secondo me è un momento down di Vettel, ma non lo do per nulla spacciato. Ma sembra, tutte le volte che c'è una situazione che si trasforma
in Ungheria con la pioggia e così via, il team Mercedes sull'abbinamento Bottas-Hamilton riesca a tirar fuori il coniglio dal cilindro in modo più facile rispetto agli altri due. E in chiave futura Leclerc tutti. Faccio notare comunque, visto che la memoria si è accorciata per tutti, che 4 settimane fa o 4 puntate fa eravamo qua col mercato piloti già fatto, claro, e così via. Finito, certo. Si è stravolto tutto. Si è stravolto completamente. No, e poi il sindaco appassionato di Formula 1, invece chiedo se fosse lui John Elkann che cosa farebbe in non Ferrari. Sarebbe una cosa semplice. No, No, anche per, però probabilmente anche il momento magari per delle scelte un po' coraggiose, no? Per ravvivare un po' quel mondo qua, quindi magari anche questo giovane pilota potrebbe essere davvero una speranza, no? Leclerc. E quindi potrebbe, però dopo lì ci sono dinamiche molto più complicate perché c'è dietro un'azienda, stiamo parlando non di un gioco. E io continuo a sostenere, non dimentichiamoci di Giovinazzi, che merita sicuramente la sua chance, pensate, in Formula 1, pensate, come noi italiani meritiamo finalmente di arrivare. Gigi, ma facciamo un gioco, una fantasia, ogni tanto costa poco sognare. Pensate che se salta fuori in Leclerc, visto che quello che sembra candidato, un altro Verstappen, un altro Senna, salta fuori un altro, ma pensa cosa diranno tutti, io l'avevo detto, io sapevo, adesso no. Allora, no, adesso Raikkonen perché però, non si sa perché, a me perché è simpatico. Un Gran Premio di Monza con Giovinazzi in Ferrari che vince. Piacerebbe a tutta l'Italia. Possiamo sognare. È vero, sì, sogniamo, ma sogniamo alla grande. Insomma, alla fin dei conti, vero. I test che ha fatto fino ad oggi sono stati perfetti. Gigi, non devi convincermi. È cresciuto. No, ti volevo, se mi dai la risposta in 15 secondi, sì? 16 massimo, c'è un telespettatore che chiede ad Oscar se il passaggio di proprietà della Force India dal magnate indiano a Stroll può riaprire una giravolta di volanti in Formula 1, magari nelle squadre minori, tra le squadre. Ma io ho sentito che chiaramente uno di due posti è suo figlio, quindi si libera tutta la squadra Williams, non è più tanto ambita oggi, ma comunque un nome importante. Chiaro, certo. Però la Force India, a questo punto, che è una squadra seria, malgrado i guai ha dimostrato proprio grazie ai guai del proprietario che è una squadra tecnicamente seria, un posto è il figlio. Certo. Quindi l'altro io spero tengano Ocon o Perez. Perché se questo qui ho sentito che vuole portarsi Kubica, mi sembra un'altra dei sogni. Ma ben venga. Di Kubica si parla in Williams a questo punto? No. Io ho sentito invece che Stroll vorrebbe la chioccia per il figlio portarsi Kubica con la Force India. Ho sentito proprio una cosa di questa settimana. Quindi provate ad immaginare in questi 8 giorni che cosa può accadere per quanto riguarda anche il mercato piloti tra il Belgio e il Gran Premio d'Italia. Però farebbero un erroraccio, eh? Ok, sono passati i secondi e a questo punto andiamo in pubblicità, perché quando rientriamo cominciamo ad entrare nel Gran Premio d'Italia e ci entriamo da una porta che è stata socchiusa proprio qualche giorno fa dal presidente dell'ACI Italia, Angelo Sticchi Damiani. Vero. D'estate ai capelli disidratati serve una coccola in più. Ultra dolce acqua di cocco, la più dissetante delle ricette. Con acqua di cocco e aloe vera per idratare intensamente i capelli senza appesantirli, senza siliconi. Capelli morbidi, leggeri e idratati a lungo. Ricette al cocco ultra dolce. Scegli la tua. Da Garnier, naturalmente. Colore eccezionale, senza ammoniaca. Prova Garnier Olia, la prima colorazione permanente attivata dall'olio senza ammoniaca. La sua formula diffonde il colore in profondità e migliora la qualità visibile del capello. Massima intensità del colore, 3 volte più luminoso, senza capelli bianchi. Milioni di donne hanno scelto Olia. Da Garnier, naturalmente. Capelli lunghi da sogno senza doppie punte. Non tagliarli, continua a sognare. Nuovo il Bib Dream Long. Con un cocktail di cheratina vegetale e olio protettivo. Ripara le lunghezze, sigilla le doppie punte per salvare i tuoi ultimi 3 centimetri. Nuovo il Bib Dream Long di L'Oréal Paris. Bye bye spuntatina, tu vali.
tornare a stare bene dipende anche da come ci si cura. Dal 1964 TL è l'azienda leader in Italia nella distribuzione di tutori ortopedici e riabilitativi che offrono la soluzione a piccoli e grandi disagi della colonna vertebrale e degli arti superiori e inferiori. TL sviluppa la sua gamma di prodotti in collaborazione con gli specialisti del settore ed è disponibile nelle migliori ortopedie sanitarie. TL Camp, da sempre, è sinonimo di qualità e benessere. Via. Che ne pensi? Che ne so. Non guardo sotto. È alto. No, aspetta. È in edicola il nuovo numero di Famiglia Cristiana, il settimanale al servizio della famiglia che garantisce un'informazione onesta e coraggiosa, con articoli, inchieste, approfondimenti, ispirata ai valori essenziali della verità, della giustizia, del rispetto, della dignità di ogni persona. Famiglia Cristiana ha cura di stare sui fatti e di rispondere agli interrogativi sempre nuovi posti dagli scenari della vita e della società. Lo fa con l'attenzione e lo stile dovuto a quel supplemento d'anima che caratterizza da sempre le sue pagine. Anche questa settimana su Famiglia Cristiana, in edicola e nella tua parrocchia. Ci sono tante, tante considerazioni che state facendo. Si è parlato anche di un contratto biennale pronto per Kimi Räikkönen, ma siamo impazziti, dice uno di voi, e più di uno hanno letto, anch'io ho letto questa notizia di un probabile contratto biennale per Kimi Räikkönen che verrà ufficializzato nel Gran Premio d'Italia. Vedremo che cosa succederà. Intanto guardate le mie spalle, è proprio lui, il presidente della Citalia, Angelo Sticchi Damiani, che avete detto, vi ho detto che ha cominciato ad aprire la porta del Gran Premio d'Italia. Questo è lo spiraglio e la sua perplessità. Perché questa perplessità? Sentite il servizio. La prevendita del Gran Premio d'Italia è leggermente in calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo ha affermato il presidente dell'ACI Italia, Angelo Sticchi Damiani, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Il calo nella prevendita è giustificato dal risultato degli ultimi Gran Premi di Germania ed Ungheria, nei quali Hamilton ha trionfato portandosi al comando della classifica. Il presidente dell'ACI Italia ha però anche lanciato l'allarme sul futuro del Gran Premio, facendo capire che il rinnovo del contratto con Liberty Media non potrà avvenire alle stesse condizioni di quello firmato nel 2016, perché con un Gran Premio in perdita e una pista che necessita di un profondo rinnovamento strutturale, le condizioni economiche che faranno vivere in futuro il Gran Premio d'Italia dovranno essere assai diverse. E allora abbiamo il direttore commerciale della SIAS, la società che gestisce l'Autodromo Nazionale di Monza, al quale chiediamo immediatamente qual è lo stato di salute della 96esima edizione del Gran Premio d'Italia, cioè della gara che vivremo fra 8 giorni. Siamo così indietro nelle prevendite? No, per fortuna no. Nell'ultimo periodo direi che il pubblico, il singolo, certo, si è un po' svegliato, molto probabilmente anche il fatto delle ferie, della lontananza da casa ha reso più difficile l'acquisto del biglietto. Certo, perché la data del Gran Premio così a ridosso un po' del periodo di ferie ci dà un po' fastidio, sinceramente. Certo. Però adesso in questi giorni si sta un po' riprendendo e direi che siamo tornati sui livelli dell'anno scorso e quindi siamo... Ad oggi ci sono alcune tribune che sono sold out, quindi su questo è già un buon risultato, e altre che comunque hanno un andamento
Negli ultimi periodi direi molto buono rispetto anche all'anno scorso, quindi siamo fiduciosi e siamo pronti ad accogliere gli spettatori. Certo che un successo della Ferrari in Belgio manderebbe in sold out l'intero Gran Premio d'Italia, no? Sì, io sono convinto che la Ferrari fra Spa e Monza riesce a passare in testa. Ecco, poi c'è quell'altro aspetto messo comunque lì dal presidente Sticchi Damiani, cioè questo futuro di Monza che in previsione del prossimo contratto che Sticchi Damiani vorrebbe prorogasse fino al 2023, cioè se andasse a festeggiare i 100 anni di Monza, però ci sono dei punti interrogativi. Da che cosa scaturiscono questi punti interrogativi? Perché? Il perché di questi punti? Ma io penso che sia una riflessione, direi di buon senso, quella che ha fatto il Presidente, nel senso che il livello a cui siamo arrivati oggi per avere un Gran Premio è un po' esagerato. Cioè, voi pensate a una struttura privata, non ce la farebbe veramente mai a sopportare con i bilanci che ha un autodromo normale in tutto il mondo, insomma, non esiste una cifra del genere, non esiste. Quindi un passo indietro è giusto farlo e forse sarebbe giusto che il promotore si rendesse conto che questo sport non può essere uno sport che si può permettere di andare veramente nei paesi arabi e così via, perché comunque avrebbe una vita un po' breve. Chi ha dato fortuna e chi ha dato lustro alla Formula 1 sono quei gran premi, quei circuiti come Spa, come Monza, naturalmente, che negli anni sono sempre stati lì, hanno sempre dato lustro, hanno sempre portato molte persone a vedere la Formula 1 e sono anche in televisione quelli più visti. Per cui una parte di buon senso da parte promotore per cercare di arrivare a un giusto compromesso per permettere comunque anche alle strutture e comunque anche ai governi di avere una gestione migliore, secondo me ci sta. Rossella Madesi, tu conosci profondamente il mondo della Formula 1 e molti dei suoi segreti vivendo all'interno proprio delle competizioni. Molti analisti hanno puntato il dito proprio contro le squadre che dicono sono davvero affamate di denaro e non gli basta mai, è per questo che gli organizzatori devono soffrire con cifre a pagare per ogni gran premio esagerate. Cosa ne pensi? Diciamo che la tecnologia, il mondo, quello che devono effettivamente mettere in campo porta delle cifre che sono astronomiche. Mi associo al fatto di dire che un'azienda non può assolutamente pensare di portare a bilancio un costo del genere riuscendo a supportare con poi i biglietti, perché di fatto stiamo parlando che l'unico introito degli autodromi adesso, certo, sono i biglietti. Biglietti venduti a famiglie, appassionati che sicuramente vorrebbero tanto esserci, ma che tante volte probabilmente non se lo possono permettere. Oscar, tu hai fatto più volte il giro del mondo seguendo la Formula 1 e i grandi campioni, uno fra tutti Michele Alboreto. Vorrei chiederti, ma com'è possibile che in Formula 1 sono esistite associazioni forti come quella dei piloti, come quella dei costruttori, e mai un cartello che mettesse insieme le piste storiche? Il Belgio, la Germania, Silverstone, certo. Silverstone hanno tutti lo stesso problema economico. Perché? Secondo me perché l'interlocutore oggi è talmente forte. Quello che diceva il signor Madesi è in parte vero, ma la verità sta proprio nel mezzo. Oggi la Formula 1 basterebbe un regolamento tecnico molto più semplice, più povero, se vuoi, un termine che non mi piace, che quindi costerebbe molto di meno tecnicamente fare una squadra di Formula 1, primo. Però niente vieta che si possano anche evitare per legge, perché sennò nessuno lo farebbe mai, i mega motorhome, le mega hospitality, tutti questi che disperati in cerca di quattrini, però l'aereo privato, tutte le cose, perché così quando girano tanti soldi non si sa mai dove vanno, le priorità le decidono loro, dove mettere tanti soldi di cui necessitano. Però tu mi insegni che un'azienda
privata, come diceva giustamente Pietro, cioè Silverstone ha fatto quest'anno il record assoluto dei biglietti venduti, ha perso 10 milioni di sterline. Monza l'anno scorso ha fatto il record nei 3 giorni di biglietti venduti nella storia di Monza, ha perso 11 milioni di euro. Quindi se io e te abbiamo un'aziendina che perdiamo tutti gli anni, un anno, due, tre, ne metto, poi prima o poi tiro giù la Claire. Certo. Questo è fisiologico. Quindi o il Gran Premio diventa una cosa, ed è impossibile perché già molto ha fatto Sticchi Damiani, essendo riuscito a carpire dai governi il fatto di poter attingere i quattrini del PRA, o diventa un evento culturale fine a se stesso, per cui fa finanziato pubblicamente, oppure un'azienda privata, vuoi 23 milioni di euro, ne incasso 10, prima o poi muoio. La chiusura in qualche secondo per Pietro? Sì, il problema è proprio questo, che un cartello, come si dice, potrebbe essere fatto. Un'associazione. Ma ci sono altri circuiti che dopo alla fine entrano in campo e per quell'anno lì i 25 milioni, i 50 li trovano. Per cui sì, però non riesci mai a livello europeo, almeno a livello europeo, laddove la Formula 1 è nata. Figurati se non ci abbiamo provato. Io anche il mio passato in un altro circuito è stata fatta anche per la MotoGP. Quindi questi tentativi sono stati fatti. Questi tentativi vengono fatti, ma dopo, alla fine, il mercato per questi signori è talmente aperto che quello che comunque fa, fra virgolette, il furbo, comunque farà il suo interesse, viene sempre fuori. Quindi alla fine non è così facile. Dovrebbe essere fatta, secondo me, sì, con tutti gli autodromi che oggi ospitano, un incontro con il promotore dove veramente metti a nudo sul tavolo tutte le tue difficoltà, perché comunque senza asfalto e senza macchine le gare non le fai. Siamo partiti con le immagini di Bernie Ecclestone, perché è stato lui che ha decuplicato il costo di un Gran Premio per Monza, ve lo ricordate, 2 anni fa. Liberty Media è più aperta ad una soluzione come quella che tu stesso hai poc'anzi messo sul tavolo? Essendo arrivato da poco nel mondo Formula 1, non ti so dire benissimo che cosa, come Liberty Media stia ragionando. Sto solo vedendo che da parte del presidente Sticchi Damiani c'è questa volontà comunque a mantenere il Gran Premio d'Italia a Monza, perché comunque è importantissimo per tutti noi. Quello che stiamo facendo, che sta facendo lo sforzo di ACI, è proprio per la passione, perché se io dovessi essere oggi gestore di un evento, di un autodromo, ti direi, siccome è rimessa, per me non si fa. Non ci penso. Quindi certo, lo sforzo è veramente enorme. Certo. Però Liberty Media, spero che capisca meglio quali sono le esigenze anche degli autodromi di oggi. Bene, pubblicità, non posso fare altro, Oscar. Pubblicità, ritorniamo subito, perché le argomentazioni che ci fanno entrare nel Gran Premio d'Italia sono ancora diverse, le vedremo fra poco. Ritornare a stare bene dipende anche da come ci si cura. Dal 1964 TL è l'azienda leader in Italia nella distribuzione di tutori ortopedici e riabilitativi, che offrono la soluzione a piccoli e grandi disagi della colonna vertebrale e degli arti superiori e inferiori. TL sviluppa la sua gamma di prodotti in collaborazione con gli specialisti del settore ed è disponibile nelle migliori ortopedie sanitarie. TL Camp, da sempre, è sinonimo di qualità e benessere. Hai già scoperto il mensile Benessere? Ha un approccio tutto nuovo ai temi della salute. Con Benessere ti prendi cura del tuo corpo, mantieni un equilibrio interiore e vivi in armonia con te e con gli altri. Solo così puoi stare davvero bene sotto tutti i punti di vista. Non perdere il nuovo Benessere, in edicola soli 2,90€. Rete ortopedica matrimoniale in super offerta con sconto del 30%, da 160 a solo 110 euro. Ma qui, da MCA, dove trovate tutto per un riposo perfetto. Tantissimi materassi, reti ortopediche, più di 60 tipi di cuscini, biancheria, piumini e trapunte. Da MCA, dormire è la vita e risparmiare non è un sogno. In due DVD, un'indagine accurata e suggestiva sui 4 libri che hanno cambiato il mondo. Girato nei luoghi che videro la vicenda umana di Gesù e delle prime comunità cristiane. I Vangeli,
in vendita nelle librerie San Paolo e Paolini, edizione per non udenti. Con il giornalino la settimana è formato ragazzi. Su ogni numero un mondo di fumetti, giochi, curiosità, giornalismo per ragazzi, rubriche sulla natura, interviste ad attori e cantanti e ai grandi dello sport. Non perdere il giornalino. Chiedilo in edicola o nella tua parrocchia. E certo, anche voi ci state seguendo tantissimo, è certo che è difficile proseguire quando un evento fa milioni e milioni di perdite e anche per voi è difficile capire, ecco qui che vi mando in onda una delle tantissime opinioni che ci state mandando e vi ringrazio perché pensavamo di partire quasi da soli a metà agosto, invece siete invece tantissimi che ci seguite da tutta Italia. Ok lo spettacolo, ma 400 euro per una tribuna in seconda variante è troppo. Ha ragione, signori. Pieno. Cioè, ha ragione. Cosa possiamo rispondere a questo signore? Voi potete rispondere semplicemente, voi Autodromo Nazionale di Monza, che purtroppo i costi che sopportate voi vi obbligano a mettere queste cifre con le quali non si riesce il buco. A parte adesso che uno si lamenti dei 460, ci sono prezzi che vanno da 100 a 600, certo, a 600 euro. Certo. Quindi fa parte un po' anche del mercato e così via. È logico che sono prezzi che comunque si devono livellare a uno spettacolo che oggi ha quei costi lì. Quindi voglio dire, io faccio sempre un esempio un po' banale, però se c'è la pizzeria e c'è il ristorante stellato. Chiaro che sì. Quindi certo. Lo spettacolo che te hai in certe situazioni non lo hai in altre. Però Pietro, permettimi. Potrebbe costare un po' meno quello spettacolo. Permettimi. La verità. Monte Carlo paga niente, non paga i 23 milioni. Quest'anno il sabato la tribuna alle piscine, la K, costava 500 euro. Il sabato di Monte Carlo era vuota. Vuota. Okay. Quindi qualcuno faccia questa riflessione. Bene, ti devo bloccare Oscar, anche se il discorso potrebbe continuare per tutta la serata, ma abbiamo il servizio da mandare in onda ed è un servizio proprio che noi vogliamo fare al pubblico che si prepara a venire a vedere il Gran Premio. Cominciamo dal colore, vediamo questo servizio. La 96esima edizione del Gran Premio d'Italia inizierà ufficialmente martedì 28 agosto presso la sala stampa dell'autodromo alla presenza del padrone di casa, il presidente dell'ACI Italia, Angelo Sticchi Damiani. Poi l'attenzione si sposterà sulla città di Milano, dove nel pomeriggio di mercoledì, nel villaggio della zona d'Arsena, si terrà la sfilata delle auto storiche e a seguire le Formula 1, Ferrari e Alfa Sauber. Nel villaggio da giovedì a sabato si terranno concerti mentre le auto storiche si avvieranno verso Monza per trasportare i piloti nel giro di pista che saluta il pubblico del Gran Premio d'Italia. Giovedì l'autodromo di Monza sarà aperto gratuitamente a tutti gli appassionati mentre i presidenti di ACI Italia e FIA saranno a Venezia, città con la quale quest'anno è gemellato il Gran Premio d'Italia, per ritirare i preziosi trofei realizzati dai maestri di Murano. Venerdì, prima giornata del Gran Premio d'Italia con i possessori del biglietto Prato che potranno salire su alcune delle tribune. La domenica, il connubio tra le due manifestazioni storiche. Alle 15.10 partirà il Gran Premio d'Italia, mentre alle 17 scatterà la storica regata di Venezia. Beh, e su questi argomenti chiaramente proprio il nostro Pietro Benvenuti che ci dà qualche notizia in più, partendo proprio da questo giro che fa il Gran Premio d'Italia. La presentazione ormai è ufficiale martedì, vero?
Si parte da martedì, dalla presentazione della conferenza stampa, e poi ci sono tutta una serie di eventi da mercoledì fino a sabato che vanno a coprire un po' tutto il mondo. Perché certo. Si parla... Ecco, il primo evento lo abbiamo visto proprio alle mie spalle, almeno il marchio del primo evento è proprio Milan Festival. Perfetto. Di che cosa si tratta esattamente e dove? Milan Festival l'ho fatto in località d'Arsena, sì, a Milano, nella zona d'Arsena, e inizierà il mercoledì con due esibizioni. Una è la sfilata di auto storiche anteguerra, sì, quindi macchine di un valore, di una bellezza inestimabili. E poi a seguire con l'esibizione delle Formula 1 in strada. Okay. Saranno quello che abbiamo Ferrari. Visto nel nostro filmato. Perfetto. Sostanzialmente quello che è accaduto lo scorso anno a Londra. Bellissimo. Per gli amici che hanno visto. Uguale. L'altra, la cosa poi dopo per far vivere un po' tutta anche la città di Milano, e quindi portare Milano fino a Monza, con le auto storiche, con le stesse, sì, auto storiche, ci sarà un percorso che vedrà le auto il giovedì sostare per tutta la giornata in Piazza Città di Lombardia, quindi dalla sede della, sì, regione Lombardia, e poi il venerdì la mattina ci sarà un momento ufficiale, quindi con il presidente della regione, il presidente Sticchi Damiani e altri addirittura presidenti internazionali di Automobile Club, sì, e da lì ci sarà un viaggio che porterà a Monza passando dal museo Alfa Romeo di Arese, certo, per poi arrivare fino in circuito, quindi tutto questo serpentone che si snoderà da Milano fino a Monza. Alle 5 al mattino però, no, perché alle 10 no, si prova. La mattina. Alle 10 si prova venerdì, ragazzi. Venerdì arriviamo infatti il pomeriggio. Invece... molto interessante quella notizia che del connubio tra Monza e Venezia. Perché? Come, chi hai pensato? Perché l'idea è venuta perché, essendo il Gran Premio d'Italia, è giusto che ogni anno da adesso, sì, si inizi a far vedere il territorio italiano e le sue bellezze. E quindi siamo partiti dall'idea del gemellaggio fra la regata storica, che ci sarà proprio la stessa domenica del Gran Premio, alle 17, quindi finito il nostro Gran Premio, e tutta la modernità che c'è oggi invece nella Formula 1. E da qui è venuto fuori questo connubio, è piaciuto subito anche al sindaco di Venezia, e allora quello che abbiamo proposto era di fare i trofei con un qualcosa di particolarmente bello e culturalmente rappresentativo dell'Italia. E allora abbiamo chiesto ai maestri vetrai di Murano di fare i trofei per tutte le gare, e quindi puoi fare il trofeo principe per la Formula 1. Quindi tutti i trofei che verranno consegnati sul podio per tutte le gare GP3, Formula 2, Porsche e Formula 1 saranno in vetro di Murano. In vetro di Murano. Questa è una particolarità. Io pensavo fosse ironica la cosa, sì, l'unica città al mondo senza automobili, il connubio con la Formula 1. Io invece pensavo, no. Pensavo per le difficoltà sotto l'acqua che chiedessero aiuto. E invece adesso volevo, se il nostro regista Domenico Zingaro ci manda in onda la seconda immagine, cioè quella piantina, eccola qui. Questa, sapete che cos'è? Questa è la fan zone. Questa fan zone, questa zona dedicata agli sportivi, sta per essere realizzata, in parte lo è già stata realizzata, in questi giorni si sta lavorando alacremente dentro l'autodromo di Monza, per coloro che conoscono l'autodromo di Monza, alle spalle delle tribune che danno sulla corsia dei box, quindi alle spalle di quelle tribune, sapete, c'è solitamente un parcheggio, dentro quel parcheggio è stata realizzata questa fan zone. Per chi? E che cosa ci sarà all'interno? Per tutti quelli che hanno il biglietto per venire a vedere le gare dal venerdì alla domenica, e ci sono varie situazioni create sia da sponsor sia anche da Formula 1, con la possibilità di fare anche un po' di attività come simulatori o partecipare, vedere
ci sarà anche una curiosità poi molto interessante da vedere, che io spero... Non voglio anticipare. Cambio gomme. Ci lasci come sorpresa. Cioè, cambio gomme, ma ce n'è anche un'altra che è molto più bella. Molto ma ce n'è una, rimane poi tutti e tre i giorni? Sì. Ah, ok. Perfetto. Però è veramente... Anteprima assoluta. E la Fan Zone apre il venerdì mattina? Sì. Giovedì pomeriggio. Quindi attenzione, perché nella Fan Zone potrete entrare anche gratuitamente, perché giovedì non si paga il biglietto, vero? Perfetto. Te lo confermo. Sì. Se ce giovedì lo conferma il direttore generale, siamo tranquilli. Potete entrare gratuitamente da tutte le porte che danno accesso a Monza. Sì. E sono Porta Vedano, allora, Porta Biassono. Saranno aperte Porta Vedano e Porta Santa Maria delle Selve. Sì. Potranno essere parcheggiate le macchine all'interno, perciò l'ingresso avverrà per le macchine, le sole vetture da Vedano e sul parcheggio che va da Viale Vedano verso il golf, però la porta rimane Vedano. Ho capito, perciò quindi si può anche entrare in macchina? Si può entrare in macchina, c'è il pagamento solo del parcheggio. Okay. Ovviamente invitiamo chi ha la possibilità di parcheggiare fuori dall'autodromo. Invitiamo chiunque ad entrare a piedi, che esatto, è la cosa migliore. Fare una passeggiata nel parco. Sì. Si entra in fretta e si esce ancora prima, esatto, quando si decide di uscire. Invece al sindaco Renato Meregalli, per ritornare un attimo indietro nelle argomentazioni di prima, volevo... Lei in consiglio è sempre alle prese tutti gli anni con i bilanci. Giusto, sì, non tutti gli anni, tutti i giorni. Tutti i giorni, bene. Come risolverebbe Renato Meregalli il problema Formula 1, budget dell'autodromo di Monza? Contratto, come lo risolverebbe? No, nel senso, probabilmente bisognerebbe anche capire che il giocattolo non va rotto, perché poi alla fine tutti sono fondamentali in quel mondo, cioè non è che ci sono solo i costruttori, ci sono i circuiti, i costruttori, i piloti, c'è tutto un giocattolo che va tenuto in piedi. Monza, ci sono dei circuiti che sono comunque strategici, cioè, perché non possiamo pensare che il mondo della Formula 1 non abbia più i gran premi europei perché c'è un budget assurdo, ma anche perché poi se noi guardiamo non è stato accompagnato a questo aumento di budget un aumento anche della spettacolarità. Cioè, abbiamo accompagnato magari l'aumento della sicurezza, quello sì, perché vediamo che le macchine, l'ambiente, tutto. Quindi l'investimento sulla sicurezza è stato fatto, che poi ce lo ritroviamo anche nel mondo di tutti i giorni, no? Però non sempre abbiamo accompagnato queste due cose. Per cui un ragionamento su tutto questo discorso va fatto, perché se comunque un'attività sportiva... uno deve trovare anche un piacere andare in questo caso nei circuiti, magari anche ripensandoli in un modo diverso, con delle opportunità durante l'anno diverse, con delle, anche un modo di promuoverli diversi sul territorio. Ecco, va rivisto un po' tutto, magari anche nell'NBA, no, hanno tutta una serie di budget, però lì viene calmierata la cosa in modo tale che il giocattolo stia in piedi. Ecco, ed è quello che stanno tentando di fare Liberty Media, cioè calmierare anche i costi. Il budget cap, dice Ross Brawn, sarà un elemento che partirà già dal 2019, vedremo in che termini. Bene, andiamo in pubblicità perché continueremo questo viaggio verso il Gran Premio. Le prossime informazioni interessano davvero a tutti coloro che vengono in autodromo, a fra pochissimo. Capelli lunghi da sogno senza doppie punte. Non tagliarli. Continua a sognare. Nuovo il Bib Dream Long. Con un cocktail di cheratina vegetale e olio protettivo. Ripara le lunghezze. Sigilla le doppie punte. Per salvare i tuoi ultimi 3 centimetri. Nuovo il Bib Dream Long di L'Oréal Paris. Bye bye spuntatina. Tu vali. Ami il colore ma temi di rovinare i capelli? Prova Garnier Eulia. La prima colorazione permanente attivata dall'olio senza ammoniaca. La sua formula migliora la qualità visibile del capello, colorazione dopo colorazione. Colore eccezionale, 3 volte più luminoso, senza capelli bianchi. Milioni di donne hanno scelto Olia. Da Garnier, naturalmente. Per capelli molto secchi e indisciplinati, la più ricca delle ricette ultradolce. Nuovo rituale d'argan da Garnier. Con olio d'argan equo solidale dal Marocco e crema di mandorle. Per nutrire e disciplinare i capelli senza appesantirli. Un autentico rituale di bellezza per capelli morbidi e dolci. Nuovo ultradolce rituale d'argan. Garnier. La Chiesa nella città, il magazine di informazione religiosa della Diocesi di Milano. Tutto ciò che accade, la storia, la cultura,
l'attualità ecclesiale e naturalmente il magistero dell'arcivescovo Monsignor Mario Delpini. La Chiesa nella città, Telenova, canale 14, ogni giovedì alle ore 18:30 e su Chiesa TV, canale 195 del digitale terrestre, ogni sabato alle 18:40, dopo la messa vigiliare in diretta dal Duomo di Milano e tradizionale appuntamento delle ore 13 la domenica. La Chiesa nella città, la tua finestra aperta sulla Diocesi di Milano. Bene, abbiamo parlato quindi della parte colore, ora parliamo anche della parte logistica. Tutti coloro che verranno in autodromo, sapete quello che è successo e ve ne avevamo dato anche notizia per il Gran Premio di Francia, ore ed ore di code interminabili per entrare e per uscire dall'autodromo e qualcuno che voleva fare anche una class action per tutte le persone, coinvolgendo tutti coloro che, avendo acquistato il biglietto del Gran Premio, non erano riusciti ad arrivare a vedere neppure la gara, pur essendo partiti al mattino presto. Perché? Perché il piano del traffico in ingresso e in uscita non è stato praticamente neppure studiato, sono state lasciate così le persone a se stesse. Monza da qualche anno, anzi da diversi anni, a Monza la situazione è completamente diversa. Intanto vediamo questo servizio e poi ne parliamo proprio con uno dei responsabili di questa situazione. Andiamo a vedere il servizio. La 96esima edizione del Gran Premio d'Italia troverà ad attenderla una pista pressoché perfetta, rinnovata nei cordoli delle curve di Lesmo e della Scari. Ma per il primo grande contatto tra gli appassionati e il mondo della Formula 1 bisognerà aspettare giovedì 30 agosto, quando i possessori del biglietto tre giorni, dalle 16 alle 18, potranno effettuare la passeggiata in corsia box con i piloti che usciranno random dai box per firmare gli autografi. Se qualcuno è stato a vedere il Gran Premio di Francia, non si faccia scrupoli a venire a Monza, perché il piano della viabilità del Gran Premio d'Italia è collaudato e tra i più efficaci al mondo. Sabato sera alle 21 la Heineken offre a tutti gli appassionati una festa presso la piscina del parco. La domenica non mancheranno le frecce tricolori con il consueto spettacolo del passaggio sulla pista del Gran Premio per disegnare nel cielo i colori della nostra bandiera. Sarà quello il segnale che la 96esima edizione del Gran Premio d'Italia sta per partire. Alla fine sarà come tradizione una festa emozionante con l'invasione di pista, un manto stradale interamente coperto dalla passione e dall'amore per il motorsport. Eccoci qua, alle mie spalle, eccola, la mandiamo proprio a pieno schermo. Questa è la piantina della viabilità per quanto riguarda il Gran Premio d'Italia. Vedete l'autodromo là in centro, spostato un po' più a sinistra, e poi i vari centri nevralgici. Si arriva a Monza senza auto, qui devo sentire proprio l'Operation Director, cioè Umberto Andrioletti. Non si può entrare in auto. Allora, no, il pubblico non può entrare in auto perché è una scelta che è stata fatta e condivisa con tutte le autorità che gestiscono l'ordine pubblico e la viabilità di Monza negli anni. Sì. E si è effettivamente accertato che c'è un assoluto vantaggio nel non fare entrare le vetture in autodromo. Esatto. Per coloro che non ci seguono dalla cintura del parco, ma ci seguono dal resto dell'Italia, ecco, mandiamo in onda proprio questa piantina per far vedere dove sono dislocati i punti di parcheggio. Allora, cosa troviamo al parcheggio, quanto costano e quali servizi poi dal parcheggio possiamo utilizzare.
Allora, consiglio a tutti di andare sul sito di Monza Mobilità. Sì. Dove trovate tutte le opzioni di parcheggio, sia per, a livello di costo, sia a livello anche di dislocazione logistica nei dintorni dell'autodromo. Consigliamo vivamente di utilizzare questi parcheggi perché anche i parcheggi più lontani sono asserviti da navette, perciò con la navetta si viene sbarcati sul viale Mirabello, perciò con una camminata di 800 metri, un chilometro al massimo, si può arrivare tranquillamente alla propria postazione o nel prato o nel posto tribuna comprato. Tutte le indicazioni sono, tutti i blocchi del traffico sono fatti per salvaguardare certo. Le vie d'esodo e di accesso dei parcheggi, così come tutte le vie pedonali all'interno del parco e dell'autodromo. Perciò vi posso dare un dato abbastanza eclatante dove l'anno scorso, ma così come anche negli anni prima, nell'ora e mezzo, ora un quarto, evacuiamo completamente l'autodromo, esatto. È la fase più delicata anche dal punto di vista della sicurezza, certo. Perché è dove tutti si muovono di colpo. Peraltro, da questa bellissima fotografia che abbiamo fatto vedere prima, dall'invasione di pista si deve uscire. Certo. L'afflusso non è così problematico perché viene diluito e quest'anno, a maggior ragione, vista la partenza alle 3.10 e non alle 2 del Gran Premio. Un tempo maggiore. Perciò certo. c'è ancora più tempo. Consigliamo comunque di non aspettare l'ultimo momento per accedere all'interno dell'autodromo e per poter permettere agli operatori di sicurezza di fare tutti i controlli dei prefiltraggi, perciò tutto il materiale all'interno delle borse, che consiglio a tutti di guardare sul nostro sito Monzanet tutte le prescrizioni di sicurezza, certo. Ed evitare spiacevoli sequestri, mm-hmm. non so, dei power bank o delle bottiglie più grandi di acqua che purtroppo dobbiamo per prescrizioni di sicurezza delle pubbliche autorità sequestrare. Ok. Naturalmente voglio ricordare che tutti quelli che pensano di venire a Monza utilizzando da tutti i punti italiani i treni, se arrivate alla stazione di Milano Centrale trovate una navetta organizzata sì. dalle Ferrovie dello Stato che vi porta treno naturalmente che vi porta alla stazione di Biassono, esatto. dove c'è l'ingresso Lesmo. Anche vero? Questo sul sito di Trenord ci sono tutte le informazioni dove si possono trovare tutti gli orari, i tragitti. E sempre nel lato Biassono è stato allestito anche un campo per il campeggio. Si può sì, campeggiare? Nella zona Lesmo sì. C'è un campeggio, oltre che va in supporto al campeggio interno, essendo limitato dal punto di vista della capienza. Ok, chiedo a Domenico di mandare in onda la seconda documentazione fotodocumentativa che abbiamo preparato. Questa, vedete questa foto, è stata scattata lo scorso anno, penso due anni fa. Comunque, una corsia piena di passione, carica di gente. Questo è il walkabout del giovedì, che diversamente dagli altri anni verrà realizzato in maniera completamente diversa. Perché? Perché sì, Umberto? Allora, abbiamo voluto affinare le disposizioni organizzative all'interno del walkabout per poter permettere a tutti di fruire quello che è la vista sui team principali, uno per tutti, Ferrari. Sì. Perché gli altri anni cosa succedeva? Tutte le 6.000 persone che si presentavano col biglietto alle gabbie d'ingresso, i primi 200 erano i fortunati che riuscivano, anche a sacrificio di essere in fila dalle 9 di mattina, accedevano e si stazionavano davanti alla Ferrari, bloccando tutto il resto del pubblico. Abbiamo pensato di organizzare tre sessioni distinte sì. e dare un tempo utile tra i 20 minuti e mezz'ora, dove tutti possono, essendo un walkabout, dobbiamo camminare, passeggiare mm-hmm. e vedere tutte le squadre. Esatto, cioè, tutte le squadre e dar modo a tutti di essere vicino alle macchine, di queste macchine da sogno, in un luogo che è il più rappresentativo di tutta la parte, secondo me, Formula 1. Certo. Per far questo abbiamo organizzato queste tre sessioni. Sappiamo che i piloti usciranno, non sappiamo gli orari, abbiamo chiesto che si potessero distribuire lungo le tre sessioni in modo diranno. Tale che tutti possano avere sì. l'occasione di avere qualche pilota a portata di autografo, certo.
Allora, confidiamo in tutti, innanzitutto che sia una passeggiata piacevole e che c'è posto per tutti, perciò non arrampicarsi sulle reti, di non correre, e deve essere proprio una passeggiata dove le famiglie possono entrare e godere di questo spettacolo. C'è posto per tutti, perciò assicuriamo a tutti l'ingresso. Certo. E il fatto di organizzare le tre sessioni dà modo, proprio anche dal punto di vista della sicurezza, di avere una maggiore gestione e un sovraffollamento limitato all'interno della Pit Lane. Ecco, le tre sessioni sono previste dalle alle, allora, il giovedì. Si inizia dalle 16, sì, dove verrà aperta la prima sessione, all'ultima che sarà alle 17:20. Attenzione che, essendo la corsia disponibile fino alle 18, alle 18 deve essere libera, perciò non possiamo far entrare ulteriore gente dopo le 17:30, perché, okay, calcoliamo circa mezz'ora la percorrenza per andare e pulire. Bene, naturalmente voglio ricordarvi che possono utilizzare il walkabout del giovedì solo coloro che sono in possesso del biglietto, corretto, tre giorni Prato. Okay? L'abbonamento. Benissimo. L'abbonamento, no, abbonamento tre giorni che sia Prato, certo, Tribuna. Oh, abbonamento tre giorni che sia Prato Tribuna. Benissimo. Così siamo stati davvero precisi. Il terzo documento fotografico che abbiamo preparato è questo. Questa è la passione che viviamo in un'emozione profonda, unica, perché solo Monza sa diffondere questo tipo di passione. Alla fine del Gran Premio, l'invasione di pista. Anche l'invasione di pista ha le sue regole e ce le specifica proprio Umberto Andreoletti. Perché? Perché quando siamo lì pronti per in attesa del momento in cui si aprono i cancelli, molti stanno già cercando di scavalcare le reti e non è possibile, anche perché è pericoloso. Umberto. Allora, è assolutamente pericoloso e voglio anche qua assicurare tutti gli appassionati che il tempo, il posto, lo spazio per entrare c'è per tutti. Attenzione, qualsiasi tentativo di scavalco delle reti, oltre a mettere a repentaglio la propria sicurezza, metterebbe anche a repentaglio la sicurezza in primis dei piloti, perché finché il direttore di gara non dà il via libera a tutti i commissari che hanno tutte le istruzioni del caso di aprire tutti i cancelli, non possiamo aprirli. Perciò c'è un momento ben preciso dove il direttore di gara Fondacci dà l'ok a tutti i commissari, certo, apriremo tutti i cancelli, mm-hmm, e dunque ci sarà la possibilità, non serve assolutamente, anche per scavalcare le code che si formano ovviamente al cancello di attesa, arrampicarsi sulla rete per saltare un pezzo di coda, vi consigliamo di non farlo, perché abbiamo già visto che è più il rischio di farsi male che in realtà la possibilità di godere sotto il podio. Anche sicuramente, anche perché è talmente ampio il rettilineo di Monza che c'è veramente posto per tutti. Sì, perciò veramente facciamo sì che sia una festa, che tutti siamo in grado di festeggiare e di andare a casa con le vero. Poi tenete presente anche una cosa, che se per caso non doveste vedere il podio, vivere il podio da sotto, non è un problema, perché l'abbiamo dimostrato noi, griglia di partenza, lo scorso anno, Lewis Hamilton, il vincitore, si è fermato, e anche altri piloti si sono fermati in corsia box per mezz'ora, un'ora, a festeggiare dentro la corsia box insieme ai tecnici e ai meccanici, e poi si sono di nuovo gettati, affacciati alla corsia dei box, hanno trovato ancora decine e decine di appassionati, e con loro hanno scambiato parole, sorrisi, fotografie, autografi, quindi continua la festa, e anche per coloro che sono lontani dal podio si possono comunque avvicinare, perché poi piano piano, esatto, arriva il deflusso. Vorrei aggiungere una cosa, sì, è vero di seguire gli orari del timetable, perciò l'inizio delle gare, tutto quanto è sacrosanto perché il vero spettacolo è in pista, ma non sottovalutate tutti quei momenti tra virgolette morti in zone dove i piloti possono passare, o anche i vari VIP, la fan zone stessa, dove sono organizzate delle uscite dei piloti sul palco della fan zone, l'accesso dei piloti la mattina, l'uscita la sera, vanno e vengono anche molte volte dalla fan zone, cioè i momenti di incontro non sono solo quelli ufficiali e canonici, ma anche tipo fermarsi un attimino di più la sera, andare nell'area dell'eliporto, la maggior parte delle volte li vedi, li incontri. Certamente. Bene, questi sono consigli utili per avvicinarsi il più possibile e toccare con mano il frutto della nostra passione. Andiamo in pubblicità, ritorniamo subito, perché
perché poi parleremo di servizi, uomini ultra appassionati che mettono a disposizione la loro passione per la sicurezza di chi corre in pista e ci diverte. Anniversary to you! Palzola, fai 70, mina mangi una furma tanta! 70esimo Palzola, 70 anni davvero squisiti! La Tecnostars Formichetti da oltre 40 anni opera in Lombardia e in tutta Italia nel campo delle telecomunicazioni per l'installazione di impianti TV digitali terrestri e satellitari. Garantisce sopralluoghi e preventivi gratuiti. Realizza collegamenti con cavi in fibra ottica nelle tubazioni esistenti e installa impianti terrestri e satellitari dedicati per portare il mondo televisivo e di internet in tutte le case. Risolve problemi di ricezione per il telefono cellulare. Offre contratti di manutenzione con garanzia decennale agli impianti e certificazione di conformità. Tecnostars di Formichetti. Tecnologia e professionalità al vostro servizio. È in edicola il nuovo numero di Famiglia Cristiana, il settimanale al servizio della famiglia che garantisce un'informazione onesta e coraggiosa, con articoli, inchieste, approfondimenti, ispirata ai valori essenziali della verità, della giustizia, del rispetto, della dignità di ogni persona. Famiglia Cristiana ha cura di stare sui fatti e di rispondere agli interrogativi sempre nuovi posti dagli scenari della vita e della società. Lo fa con l'attenzione e lo stile dovuto a quel supplemento d'anima che caratterizza da sempre le sue pagine. Anche questa settimana su Famiglia Cristiana, in edicola e nella tua parrocchia. Con G-Baby crescere è un'avventura. Sfoglia insieme al tuo bambino il primo giornale della sua vita. Giochi, fiabe, attività, storie, personaggi. G-Baby, in edicola in parrocchia. Eccoci, eccoci di nuovo insieme, velocissimi. Prego Domenico, ecco, manda in onda in pieno schermo questa foto. Guardate questi signori, questi sono i leoni dell'Acea che esattamente 10 anni fa festeggiavano il loro 40esimo anniversario. Noi abbiamo voluto riprendere questa fotografia perché? Perché possiamo rientrare in studio. I leoni dell'Acea, eccolo qui, ce l'ha portato proprio Rossella Madesi, la responsabile dei leoni dell'Acea, il leoncino, il simbolo dei leoni dell'Acea. Questo simbolo è nato con loro esattamente 40 anni fa. Adesso apriamo l'argomentazione con questo servizio e poi ne parliamo direttamente con la responsabile. Il Gran Premio d'Italia è la gara per eccellenza, l'appuntamento più importante dell'anno, calato nella prestigiosa storia che da sempre vive il suo momento di massima esaltazione sportiva nel Tempio della Velocità. E gli uomini ai quali è affidato il compito della sicurezza sono distribuiti lungo il tracciato, da sempre pronti ad intervenire con coraggio, professionalità riconosciuta in campo mondiale e tanta, tanta passione. Sono i commissari di percorso dell'AC Milano e insieme a loro gli immancabili leoni dell'Acea, ragazzi e uomini pronti a tutto pur di sconfiggere il fuoco, pur di entrare tra le lamiere di una monoposto o di un'auto da corsa per soccorrere chi ne ha bisogno. Quest'anno ricorre il 40esimo anniversario dalla nascita del marchio dei leoni, un nome e un marchio nati dal coraggio dimostrato proprio a Monza in occasione del Gran Premio d'Italia del 1978, la gara che si portò via per sempre Ronnie Peterson, la corsa che vide gli uomini con l'estintore gettarsi tra le fiamme e domarle in pochi secondi da autentici eroi. Ancora oggi che il fuoco in Formula 1 sembra finalmente domato, l'istinto e le motivazioni dei leoni dell'Acea sono sempre semplicemente le stesse.
E allora, vogliamo ricordare, sì, sono passati 40 anni dalla scomparsa di Ronnie Peterson, che uscì vivo da, quell'incendio che voi avete visto. Tirava su quella barella, cromo. Sì, davvero, incredibile. E parlava con i suoi soccorritori e ad estrarlo vivo da quella macerie cariche di fuoco e di fiamme furono proprio loro, i leoni della CEA, che ancora non si chiamavano leoni. Come vi chiamavate? Eravamo una squadra effettivamente di uomini appassionati per il mondo dei motori, che comunque avevano nel sangue e nel DNA la passione per lo spegnimento delle fiamme. E poi perché vi siete chiamati leoni? Perché proprio in occasione dello spegnimento di Ronnie Peterson è d'obbligo ricordare che in quegli anni effettivamente c'erano stati diversi incidenti per cui i piloti avevano riportato gravi conseguenze, ma in seguito alle fiamme, quindi al fuoco. Devo dire che la stampa del giorno dopo iniziò a riprendere una frase in particolare del mio papà, Ermete Amadesi, che allora guidava la squadra, dicendo che gli uomini effettivamente si erano buttati in mezzo alle fiamme come dei leoni. E noi scegliemmo proprio di diventare leoni. Il leone che effettivamente portiamo è diventato un marchio registrato. E da allora veramente tutti ci conoscono come i leoni della CEA. Allora, scopriamo un pochino di più, un pochino più a fondo questa figura. Chi è un leone della CEA? Come si diventa un leone della CEA? Per un appassionato che ha nel suo DNA la voglia di mettersi in discussione, di darsi da fare, di entrare nel vostro gruppo, si può? Sì, come? Si può, sì, bisogna essere maggiorenni, quindi si entra in squadra dai 18 anni. Si fa un corso particolarmente studiato dal nostro Istituto Sicurezza e Qualità che è a Savignano sul Rubicone, quindi proprio per chi si vuole cimentare, vuole provare ad entrare in squadra. Dopo questo corso si sta un anno in pista sotto la tutela di leoni esperti, quindi di istruttori che comunque accompagnano nel percorso, voglio dire, di formazione continua per una stagione intera, per poi rifare un altro corso, diciamo, di chiusura all'inizio della stagione successiva per essere, sempre auspichiamo, diventare ed essere veramente leoni, e quindi non è che si viene poi immediatamente non si è poi immediatamente in grado di gestire una postazione, però si sta effettivamente nella squadra e si viene accompagnati in un percorso di crescita che dura in totale almeno 5 anni. In quanti siete a Monza durante un Gran Premio d'Italia? Durante un Gran Premio d'Italia siamo 150 in pista e altri 50 fra tecnici e addetti alla logistica, per tutte le esigenze che una squadra di 150 persone ha effettivamente. A che ora inizia il vostro Gran Premio d'Italia? Alle 5.30 già distribuiamo il materiale, c'è la prima squadra che distribuisce il materiale in pista e devo dire che è ancora buio. E facciamo colazione fra le 5.30 e le 6 del mattino. Dopodiché abbiamo una lunga riunione di almeno una quarantina di minuti in cui si impartiscono comunque le ultime informazioni proprio relative alla gara. Non dimentichiamo che oltre a spegnere gli incendi effettivamente aiutiamo nei recuperi e facciamo un altro servizio cosiddetto di decarcerazione. Ecco, che cos'è la decarcerazione? La decarcerazione significa, e ci auguriamo che non succeda mai, liberare pilota e durante i rally, perché non parliamo solo di pista, anche il navigatore che possa essere rimasto incastrato, quindi che non abbia la possibilità di uscire dalla propria autovettura senza l'intervento di qualche mezzo meccanico. Perché oggi la decarcerazione è quasi più importante e preeminente rispetto al fuoco, che non esiste quasi più nelle corse? Beh, che il fuoco non esista quasi più è parzialmente vero.
tutti gli ingredienti perché un incendio si possa sviluppare ci sono, diciamo che ci sono leoni, ma non solo, la nostra squadra, che sono pronti ad intervenire. Ecco, per cui queste sono fasi istruttive di decarcerazione, quelle vediamo in questo momento proprio nel sì, filmato accanto a Rossella. Ci addestriamo effettivamente in particolare a Trento, presso una struttura che ci permette di tagliare, allargare, stabilizzare tutte le autovetture che desideriamo. E spesso e volentieri anche le squadre come la Ferrari ci danno delle scocche che non utilizzano più, così proviamo effettivamente a tagliare la scocca, il roll bar, perché di fatto sì, cesoie, allargatori, ma anche seghetti di tutti i generi, di tutti i tipi, abbiamo veramente un'attrezzatura che è infinita, curata poi dal delfino di casa, mio nipote Gianmaria, che effettivamente è appassionatissimo, ha nel DNA sia il mondo delle corse che il mondo effettivamente dell'antincendio e della decarcerazione. Voi siete diventati famosi perché avete salvato in tutto il mondo, perché avete salvato la vita a Berger, a Imola. Diciamo, abbiamo sempre detto che abbiamo fatto quello che era il nostro dovere fare, per cui ci addestriamo tutti i giorni per riuscire a farlo in una manciata di secondi, perché in quei momenti sono i secondi che fanno la differenza. Per cui non ci siamo mai sentiti degli eroi, ci siamo sentiti effettivamente appagati del poter finalmente estrarre vivo da un rogo del genere effettivamente un pilota che non abbia poi avuto conseguenze che erano diverse da quelle delle fiamme e del fuoco. Ecco, questi professionisti lavorano solo ed esclusivamente per la Formula 1 o siete presenti in qualsiasi tipologia di gare? No, siamo presenti in qualsiasi tipologia di gara e come dicevo, ho accennato prima, non solo pista ma anche rally, cronoscalate, gare in salita, quindi ovunque ci sia necessità effettivamente di avere un po' di sicurezza che comunque è necessaria. Ecco, quanti sono i leoni della CIA che fanno il tifo per la Ferrari? Beh, diciamo più del 50%, però non tutti fanno il tifo per la Ferrari, ci sono anche tanti effettivamente che tengono per altre squadre o per altri piloti, perché trovo molto bello il mondo, va bene, io ci sono nata e cresciuta proprio, però trovo molto bello che difficilmente si litighi in maniera violenta come succede in altri sport per il mondo motoristico, perché c'è anche chi tiene per il pilota indipendentemente dalla squadra, c'è chi tiene per la squadra. Sì, le discussioni sono accese ma sono sane. Fatemi dire, vestita rossa e poi c'ha nero e argento. Nero e argento. Cosa permettimi una domanda, ma i ragazzi, gli addetti ai lavori, sono professionisti o sono dei volontari? Allora, sono volontari per quello che riguarda, voglio dire, ciò che possano effettivamente incassare, se parliamo di denaro, durante un weekend di manifestazione motoristica. Ma non confondiamo il volontariato con una sorta di dilettantismo. No, no, professionista vuol dire non retribuito, momento. Ed effettivamente dedicano tanto del loro tempo anche fuori dalla pista proprio per formarsi, informarsi, partecipare ai corsi, provare, riprovare ciò che poi devi sapere a menadito, perché quando poi bisogna intervenire i secondi corrono, certo, velocissimamente, come una Formula 1 appunto. Bene, quando vedrete in pista domenica questi uomini, questi leoni della CEA, ne saprete un pochino di più. E se la cosa vi può interessare, chiaramente, come si fa? A che porta si deve bussare, Rossella? Beh, abbiamo un sito www.squadracorse.it dove si trova un modulo
modulo, un semplice modulo di richiesta che si chiama Conosciamoci, perché effettivamente vorremmo conoscere le persone che hanno desiderio di entrare in squadra. Bene, questo per quanto riguarda gli uomini della CEA. Ci fermiamo qui per un momento, ma poi usciremo dall'autodromo ed entriamo in uno dei comuni che festeggiano il Gran Premio e vedremo in che modo. Alta i ladri. È arrivato Eco 3 Top. Quando la sicurezza è indispensabile per la protezione della tua casa e la serenità dei tuoi cari, Eco 3 Top, il geniale e rivoluzionario cancelletto di sicurezza per la tua casa. Sicuro, inattaccabile, elegante, confortevole, certificato in classe 3, anti-effrazione. Eco 3 Top è sicuro, con una costruzione geniale e rivoluzionaria, con ampi spazi fra le ante e il telaio, dove è praticamente impossibile ogni tipo di effrazione con leve o piede di porco, con serratura a doppio pistone, avente corsa 35 mm e 18 mm di diametro antitaglio, con cerniera a scomparsa completamente incassata nell'anta e nel telaio perimetrale, con snodo brevettato incassato nel telaio per una maggiore sicurezza ed eleganza, ineguagliabile. Eco 3 Top è inattaccabile e unico. Dotato anche di un rivoluzionario impianto d'allarme, eviterà ogni tipo di effrazione da taglio o sfondamento, segnalando ogni tentativo di scasso e anche l'eventuale mancata chiusura della serratura. Una doppia sicurezza, cancelletto e impianto d'allarme insieme. Due mezzi di difesa estremamente affidabili, in un unico sistema di sicurezza, al prezzo di uno. Perché spendere il doppio? Eco 3 Top è elegante, realizzato con un design semplice e piacevole, non ostacola eccessivamente il passaggio di luce. Oltre alla massima sicurezza e resistenza, dona anche eleganza alla vostra casa. Eco 3 Top è confortevole. Grazie alla zanzariera integrata in uno spazio ridotto di soli 70 mm, aumenterà il comfort della vostra casa, difendendovi anche da insetti e zanzare. Eco 3 Top è economico, ad un prezzo sbalorditivo. Con un prezzo estremamente conveniente, vi permetterà di proteggere la vostra casa con la massima sicurezza ad un prezzo accessibile, pari a quello di un comune cancelletto privo di certificazione e garanzia. Perché Eco 3 Top è molto più di un semplice cancelletto. La sua tecnologia d'avanguardia, unita ad uno straordinario impianto d'allarme di ultima generazione, sono un sistema di difesa estremamente affidabile. Una doppia sicurezza al prezzo di una. Perché spendere il doppio? Con Eco 3 Top, la sicurezza per la vostra casa non è più un lusso. Contattateci per informazioni, per un preventivo gratuito o venite a trovarci nei nostri showroom, dove vi renderete conto che con Ferrinox la sicurezza è di casa. Con Eco 3 Top, doppiamente sicuri, doppiamente soddisfatti. Abbiamo e stiamo ricevendo davvero una marea di messaggi e molti di essi vogliono delle risposte, ve le forniremo anche, poi li vaglierò tutti perché sono davvero tantissimi. Se ci sono delle risposte da dare in merito al Gran Premio, entro giovedì avrete la vostra risposta. Comunque, una domanda, si può accedere da Porta San Giorgio a piedi per raggiungere l'autodromo? Sì. Mi è scappato il momento della darsena, quando ci sarà la sfilata delle auto storiche? Mercoledì pomeriggio dalle 16 in poi. Dice. Dalle 16 in poi, benissimo. Adesso invece parliamo di comuni che festeggiano il Gran Premio, tutti quelli della corona dell'autodromo, ma uno in particolare ne ha ben diritto, si tratta del comune di Vedano all'Ambro. Vediamo questo servizio e poi ne parliamo con il sindaco. We're all here to make you go.
i comuni disposti a corona attorno all'autodromo di Monza, quello più famoso nel mondo è certamente il comune di Monza, ma il municipio, che storicamente può definirsi la porta del Tempio della Velocità, è quello di Vedano all'Ambro. Un piccolo comune che conta 7600 anime, molte delle quali storicamente legate all'impianto più famoso al mondo dal secolo scorso, grazie ai loro nonni che nel 1922 si resero protagonisti nei 100 giorni che ci vollero alla costruzione della pista. Nell'aprile del 1967 nasce a Vedano all'Ambro il primo Ferrari Club della gloriosa storia del cavallino rampante, ufficializzato dallo stesso Enzo Ferrari, e con esso tante manifestazioni per la solidarietà legate al mondo delle competizioni. Anche quest'anno il sindaco Renato Meregalli, in collaborazione con l'assessore allo sport Pietro Rossi, hanno organizzato il Vedano GP. Si tratta di una 3 giorni di eventi dedicata al mondiale di Formula 1 e ai suoi protagonisti. Sono coinvolte buona parte delle attività commerciali del territorio e dei suoi cittadini, primo fra tutti Ercole Colombo, il numero uno tra i fotografi del campionato del mondo di Formula 1, che quest'anno festeggia a Monza il suo 700° Gran Premio, una passione e una professione che hanno radici proprio a Vedano all'Ambro, il suo comune di nascita e di residenza. Gotta be cool, relax, get hit, and get on my tracks. Take a back seat, hitch home. We're only here to make you, we're only here to make you. Allora, le radici storiche e profonde di Ercole Colombo e della sua famiglia, che da sempre sono cittadini vedanesi, e quelle invece recentissime di Pietro Benvenuti, che è l'ultimo arrivato l'ultimo cittadino di Vedano a Monza, ha preso casa pochissimo tempo fa, sindaco di Vedano all'Ambro. Allora, innanzitutto parliamo di questa affluenza, afflusso e deflusso, quante manifestazioni sopporta Vedano all'Ambro nel corso di un'intera stagione? Non una sola, non solo il Gran Premio. No, nel corso dell'anno noi accogliamo tanti eventi, proprio accogliere la parola giusta, secondo me, perché alla fine ti rendi disponibile a fare in modo che questi eventi possano essere organizzati e dai anche un contributo, no? Nel senso, già accogliere è un contributo importante. E siamo stati protagonisti davvero di momenti diversi, dalla visita del Papa, certo, e lì abbiamo avuto una fiumana di gente proprio che è arrivata. Poi sono gli eventi invece legati al Gran Premio, ma soprattutto legati all'autodromo, quindi non tanto al Gran Premio, perché l'autodromo sta cambiando un po' anche pelle da certo punto di vista, dove vengono organizzati anche eventi legati culturali, eventi musicali, eventi di varia natura. E quindi anche in questo senso siamo pronti, insomma, a ragionare, a raccogliere le persone che vengono per fornire anche un servizio bello, no? Come risponde la cittadinanza a questo, che è anche un impegno sotto certi punti di vista? La cittadinanza, nel senso, risponde bene, nel senso che comunque sono eventi che fanno parte un po' del DNA del tuo comune. Tu sei un comune attaccato a una realtà di questo tipo, non puoi, certo, pensare di vivere come se fossi nel deserto, quindi c'è questa dimensione. E soprattutto la città è disponibile anche ad accogliere tutte queste manifestazioni, questi eventi, soprattutto nella misura in cui, quando l'evento finisce, il disagio tutto sommato non lo vedi, non ti accorgi, la città resta pulita, la città resta comunque senza problemi particolari. E questo è il meccanismo che rende un evento capace di essere accolto senza problemi, perché allora uno vede in questi eventi un'opportunità, perché veramente anche un Gran Premio è qualcosa che ti fa avvicinare col mondo. Cioè, tu sei un piccolo paese, una piccola realtà, però in quelle giornate trovi il mondo che è lì attorno a te, vedi anche come ragiona, come pensa il mondo di fronte a questi cambiamenti. Poi a Vedano all'Ambro è nato il primo Ferrari Club al mondo, ufficializzato da Enzo Ferrari. Qui vediamo proprio le immagini che ci hanno rilasciato gli addetti del Ferrari Club, i responsabili del Ferrari Club. E loro, con questa loro attività fatta di passione, hanno portato a Vedano all'Ambro, guardate, tantissimi tra i grandi campioni. Sono arrivati Gian Alesi, Nigel Mansell, Prost, Senna, sono tutti transitati da Vedano all'Ambro. Sì, perché poi e continuano a transitare, sì, magari sono campioni del passato, certo, però è bello anche perché la capacità del Ferrari Club è stata quella di mettere assieme questa grande passione, perché nella vita
la differenza la fa la passione, cioè le cose non sono, non devono essere fredde, quindi c'è questa passione, ma al tempo stesso con un'idea di utilizzare questa passione anche per un impegno nel sociale, perché il Ferrari Club è molto attivo anche nella dimensione sociale, quindi mettere assieme questi due aspetti è fondamentale. Ecco, poi c'è anche un coinvolgimento dei commercianti e attività produttive del, del comune, sì, per i giorni del Gran Premio, la settimana. Sì, perché comunque è un evento, sono dei momenti in cui c'è un flusso diverso di persone che passano sul tuo territorio e la capacità di intercettare, in questo senso che tutte le cose sono delle opportunità, bisogna saperle cogliere, e la capacità di intercettare questi flussi di persone è bello, soprattutto anche nella misura in cui le intercetti dandogli qualcosa, cioè non è soltanto un prendere, la dimensione corretta è quella che siamo assieme e ti do anche qualcosa, quindi l'idea di organizzare tutta una serie di eventi, tutta una serie di manifestazioni in collaborazione con i commercianti è una cosa sicuramente positiva, soprattutto pensando che, visto che l'automobilismo è un evento sportivo, lo sport è pensato per tutti, giusto, quindi anche l'idea stessa di organizzare degli eventi che però possano andare bene a tutti, quindi alla famiglia, ai bambini, a chi è appassionato di Formula 1, a chi è appassionato della musica, sono eventi culturali, eventi legati al mondo della musica, appunto, diciamo, espositivi, quindi tenere la storia viva, perché gli fai capire che anche l'autodromo di Monza non è qualcosa che è nato per caso, è qualcosa che è nato attorno a un'idea dello sport costruita, e comunque non possiamo dimenticarci della storia se vogliamo costruire qualcosa, quindi la storia è sempre fondamentale, ricordarsi il senso delle cose diventa importante. Ma scusi, ma una, un paese come Vedano, per capire, sì, sente tangibile un indotto economico dovuto all'autodromo? Allora, sicuramente sì, soprattutto chi ha un'attività commerciale, no? È chiaro che in termini di per il comune no, il comune inteso come ente, no, come istituzione, cioè, cittadino medio, nel senso ha la possibilità di un evento mondiale sotto casa, no? Quindi anche con questa possibilità di un incontro in generale, e poi chi ha un'attività commerciale, è chiaro che se in un paese di 7.000 abitanti in tre giorni ti passano 300.000 persone. No, ma al di là del Gran Premio, io parlo dell'attività di un anno. Sì, in generale, perché poi teniamo presente che comunque il parco è un polmone per, certo, la città, per che Milano, per, e quindi attira, c'è sempre, però non è così concentrato come in questi giorni, soprattutto strutturato. In un minuto, come avete preparato la tre giorni della 96esima edizione del Gran Premio? Cioè venerdì, sabato e domenica, se vogliamo passare la nostra serata o la nostra giornata anche a Vedano, dopo le prove, sì, ufficiali, sì, e la gara? Allora, vediamo, nel senso, il lavoro è stato pensato con il criterio che dicevamo prima, quindi alla sera ci saranno degli eventi musicali, quindi tutte e tre serate sono caratterizzate da eventi musicali di natura anche diversa, in modo tale da accontentare un po' tutti. Nel pomeriggio ci sono presenti invece manifestazioni per i bambini, dove si pitturano le ruote, quelle delle auto, per dare così, per far capire anche cosa si usano, i materiali che si usano nel mondo della... Quindi una festa anche per le famiglie, soprattutto per le famiglie, proprio perché deve essere un motivo di incontro. Nella sala del Consiglio Comunale invece sono allestite delle esposizioni legate anche a piloti come Villeneuve, altri personaggi del passato, con delle auto anche le 500 storiche, c'è tutto un mondo, è talmente articolato che forse racchiuderlo in un minuto è complicato. È complicato, però, sì. Andando a vedere sul sito del Comune c'è tutto il programma organizzato appunto dal nostro assessorato, quindi in particolare dall'assessore Pietro Rossi, con la collaborazione dei commercianti. È importante ricordare questo aspetto, che tutti hanno messo un pezzo per fare in modo che fosse davvero un momento di festa. Allora, ci sono tante domande, però una specificatamente riguarda proprio il Memorial Gilles Villeneuve. In che cosa consiste, ci chiede questo telespettatore che non si firma. È un'esposizione dedicata appunto a Villeneuve, non è una cosa molto articolata, anche perché lo spazio espositivo è limitato, però venendo a fare un giro, visto che ci sono tante altre occasioni, è un puntino negli eventi che abbiamo organizzato.
Bene, direi a questo punto grazie innanzitutto a Renato Meregalli, sindaco di Vedano al Lambro, che ha accettato il nostro invito e lo ha fatto veramente con una spontaneità e con una passione davvero inconeabili. Grazie, perché io sono stato nel suo ufficio pochi giorni fa per chiedere la sua disponibilità e subito c'è stata una grande disponibilità. Eccola, quella alle mie spalle è la locandina, una parte della locandina che è stata studiata proprio dal comune di Vedano, e sotto questa locandina la troverete comunque, ci sono tutti i giorni con le varie manifestazioni che sono previste con l'ora e il giorno specifico di manifestazione. Grazie ancora a Renato Meregalli, noi andiamo in pubblicità, quando rientriamo i nostri pronostici per il Belgio. Via. Che ne pensi? Che ne so? Non guardo sotto. È alto. No, aspetta. Hai già scoperto il mensile Benessere? Ha un approccio tutto nuovo ai temi della salute. Con Benessere ti prendi cura del tuo corpo, mantieni un equilibrio interiore e vivi in armonia con te e con gli altri. Solo così puoi stare davvero bene sotto tutti i punti di vista. Non perdere il nuovo Benessere, in edicola soli 2,90€. Con il giornalino la settimana è formato ragazzi. Su ogni numero un mondo di fumetti, giochi, curiosità, giornalismo per ragazzi, rubriche sulla natura, interviste ad attori e cantanti e ai grandi dello sport. Non perdere il giornalino. Chiedilo in edicola o nella tua parrocchia. I video più discussi della rete, ora li puoi vedere anche in televisione. TV Click, il martedì alle 21 su Telenova. I filmati più curiosi, interessanti e spettacolari, commentati in studio da giornalisti, avvocati, artisti e politici. TV Click, i video discussi a modo nostro. I video come piacciono a te. Bene, eccoci nuovamente insieme, il nostro regista Domenico Zingaro ha già preparato l'ultima fotografia che volevamo proporvi, eccola qua, vediamo se la manda in pieno schermo, vedete, queste sono le scelte fatte per il Belgio dai vari piloti, dalle varie squadre, uguali Benetton, per Hamilton e Bottas, molto diverse tra Ferrari e Mercedes, perché, e soprattutto adesso partendo proprio da Pietro Benvenuti, chiediamo soprattutto il pronostico primo, secondo, terzo, guardando Vettel, naturalmente queste scelte. Vettel, Raikkonen e Ricciardo. Vettel, Raikkonen e Ricciardo. Oh, bella. Sì. Direttore commerciale dell'Autodromo Nazionale di Monza non potrebbe sperare in un risultato diverso. Rossella, grazie per essere stata con noi. Rossella Madesi della CEA. Grazie a tutti, io il 50% in più della mia squadra, quindi Ferrari, però Leoni vi voglio tutti bene, quindi anche a quelli che tengono per qualche cos'altro li perdono, Ferrari. Ferrari, benissimo. Oscar. Non ci credo moltissimo, ma devo dire Vettel, perché se non vince, se Hamilton vince a Spa, il campionato del mondo è finito. Sono d'accordo con te, in molti telespettatori. Quindi deve vincere Vettel. Ho paura, perché se piove non vince Vettel, se no sì, ha delle possibilità. Marco. Allora, vedendo lo schermo delle gomme, le scelte. Quindi scelta conservativa per quanto riguarda la Mercedes con tre medium. Ovviamente se piove tutta quella schermata lì ce la dimentichiamo. Se non piove, come ha detto Paolo. Se non piove, Paolo. Dico Raikkonen, perché se non vince Raikkonen a Spa, allora non vince da nessuna parte, Vettel e poi Hamilton. Oh, Raikkonen, Vettel, Hamilton. Umberto Andreoletti. Vettel, Bottas, Raikkonen.
Vettel, Bottas e Raikkonen. Ah, ancora Ferrari. Motore affumicato. Allora, dove è seduto il sindaco di Vedano? Solitamente quest'anno da lì sono arrivate sempre le verità assolute sulla classifica finale del Gran Premio. Così. Stare sulla Ferrari, perché dobbiamo vedere... Ma no. Dobbiamo vedere tanta gente di Comunque, per cui Vettel, sicuro. Vettel, secondo... Secondo vai ancora la Ferrari, dai, dobbiamo fare una doppia. Raikkonen. Ragazzi, il conto sono i desideri. No, lo sta dicendo per agevolare l'ultimo cittadino di Vedano all'Albero che è arrivato ad abitare il suo comune. Importante come al Palio di Siena che non vinca la tua contrada nemica. Quindi il terzo, basta che non sia la contrada nemica. Bene, su questa battuta noi vi ringraziamo. Sono pronostici o desideri? Sono più che altro desideri, chiaramente. Siamo no? ancora in vacanza. Esatto. Scusa, tu chi hai dato vincitore? Vettel. Vedi, anche il tuo è un desiderio. Andiamo a salutare tutto il pubblico, grazie soprattutto a Domenico Zingaro che ci ha tenuto a bada la regia in maniera davvero superlativa. Grazie ancora a tutti voi, buonanotte. Noi, se lo volete, saremo ancora qui giovedì prossimo in diretta con altri ospiti e soprattutto con tutti voi se lo vorrete. Grazie. Dipende anche da come ci si cura. TL Camp, da sempre, è sinonimo di qualità e benessere. Alta i ladri. È arrivato Eco 3 Top. Quando la sicurezza è indispensabile per la protezione della tua casa e la serenità dei tuoi cari, Eco 3 Top, il geniale e rivoluzionario cancelletto di sicurezza per la tua casa. Sicuro, inattaccabile, elegante, confortevole, certificato in classe 3, anti-effrazione. Eco 3 Top è sicuro, con una costruzione geniale e rivoluzionaria.